Presenti, un grazie anche ai nostri relatori, il professor Giulio Simoncini e il dottor Alberto Mondini, che hanno fatto diversi chilometri per poter far sì che questo evento avesse luogo. Questa conferenza è la prima, e speriamo ce ne siano altre, di varie associazioni che si sono riunite per portare avanti vari argomenti, dei quali uno è quello di oggi. Le associazioni sono Nuove Idee di Brescia, Federazione Italiana per la Libera Scelta Terapeutica, Associazione per la Ricerca e la Prevenzione del Cancro, Altro Stile, Anticapitalismo.it, Politica Azione, Lo Sai Bergamo, Libreria Liberamente, di cui c'è anche il banchetto se volete prendere dei libri, l'Associazione Miles 2.11 e il sito www.curenaturalicancro.org. Va bene? Buon proseguimento, spero vi piaccia. Grazie. Va bene, allora io sono qui per introdurre e soprattutto per inquadrare quello che vi dirà il dottor Giulio Simoncini. Ringrazio del titolo dottore, ma non sono dottore, e anche perché di solito quando alle conferenze mi dicono dottor Mondini, allora dico non cominciamo a offendere. Perché in genere, a parte Tullio, se non ci sono molti altri, non ho una buona considerazione dei medici, dei dottori, no? Quindi sono naturopata e poi mi sono appassionato a livello, se vogliamo, giornalistico, divulgativo a questi temi. Quindi adesso Simoncini vi parlerà della sua scoperta, una scoperta rivoluzionaria, una scoperta che fa la storia nella medicina, che mette fine a quello che io chiamo la grande saga del cancro. Una grande saga perché coinvolge un sacco di persone, un sacco di ricchezza, un sacco di risorse, e come risultato da zero. Pensate, le ricerche, le raccolte fondi, i fondi statali, un sacco, poi le trasmissioni, le interviste, per poi ottenere cosa? Un risultato assolutamente zero. Sapete che in oncologia non esistono le statistiche di guarigione, ma esistono le statistiche di sopravvivenza a 5 anni. Cioè se uno dal momento della diagnosi sopravvive 5 anni, quello è un successo per la medicina. Quello viene messo tra le statistiche di successo. Quindi pensate, fa una persona di 30 anni, si ammala di cancro, muore a 35, e quello è un successo della medicina. Quindi tutti i soldi che vengono spesi, vengono per le terapie, per le ricerche, eccetera, vengono indirizzati in questo senso, no? Per ottenere una sopravvivenza da 5 anni. Quindi capite che è qualcosa, tutto quello che sta dietro a questo risultato praticamente nulla è qualcosa di spropositato, una grande saga. Beh, le scoperte di Simoncini mettono fine a tutto questo, metteranno fine, perché purtroppo quello che dobbiamo capire è come mai, cioè, Simoncini ha guarito il primo cancro una trentina d'anni fa, no? E poi ne ha guariti diversi, 2000 più o meno, no? Come mai è stato radiato dall'ordine dei medici? Come mai non si usa il bicarbonato, non si usa la sua scoperta per curare il tumore? Se queste scoperte fossero, uno potrebbe chiedersi ingenuamente, ma come mai, se questa scoperta dà dei risultati, se il suo metodo dà dei risultati, come mai non viene usato? E allora bisogna, allora voglio inquadrare in questa mezz'ora vi parlo, voglio inquadrare le scoperte di Simoncini nel quadro della medicina ufficiale. Allora, la medicina ufficiale, vediamo, da una parte
non guarisce praticamente nessuna malattia. Non parlo della chirurgia, chirurgia d'urgenza, gli antibiotici con qualche riserva perché sono molto tossici, ma per il resto, non so, vediamo. Cosa guarisce? Prendiamo le malattie croniche, perché le malattie croniche sono quelle che danno l'idea, no? Le malattie acute, proprio per definizione, finiscono o con la morte del paziente o con la guarigione. Ma quelle croniche sono un po' il test della medicina, perché durano per tutta la vita e lì possiamo vedere se veramente la medicina riesce a curarle o no. Allora prendete il cancro, prendete il diabete, abbiamo anche malattie che sono acute ma sono la conseguenza di una situazione cronica come l'ictus cerebrale, l'infarto, poi l'ipertensione, il morbo di Alzheimer, il morbo di Parkinson, l'AIDS, l'esclerosi multipla, l'artrosi, le allergie, l'artrite reumatoide, l'osteoporosi, il morbo di Crohn e via. Ma non ce n'è una di queste e di altre che non ho citato che venga guarita dalla medicina ufficiale. Cioè per guarito intendo che prima c'è la malattia e poi non c'è più la malattia. E la persona è sana e non ha più bisogno di curarsi. Perché trattamenti ce ne sono tanti. Trattamenti per l'ipertensione, per il diabete. Pensate che per l'ipertensione, per il diabete, bisogna prendere una o anche più di una pastiglia, pastigliette, le chiamano il diminutivo, perché magari sono più carine, ogni giorno. Pensate magari quanto costa la pastiglia, pochi centesimi, un euro, mezzo euro, moltiplicatela per milioni di persone, moltiplicatela per 365 giorni all'anno, moltiplicatela poi per 10, 20, 40 anni, il periodo in cui la persona le prende, perché deve fatto quando il medico la prescrive, dice tu la prendi, devi prenderla tutta la vita. Quindi già dice tu non guarirai mai. Però fai questi trattamenti che non guariscono, però hanno il grandissimo pregio di arricchire, di creare un flusso, un fiume di soldi a chi li vende e li produce. E quindi già si comincia qualche sospetto, no? Perché la medicina non guarisce ma fa questi trattamenti? Come mai? Eppure con tutte le scoperte, con tutte le innovazioni, con tutti i mezzi, le apparecchiature. Cioè, pensate all'elettronica, quanto è cambiata e quanto è riuscita ad ottenere. La medicina non riesce nessuna malattia, ma è incredibile. E questa è una faccia. L'altra faccia è ancora peggio, perché l'altra faccia sono le morti per medicina. C'è stato un lavoro che si intitola proprio Morte per medicina, fatto da alcuni medici delle, diciamo così, dissidenti, medici delle medicine che fanno medicine alternative in America, e hanno preso i dati ufficiali, li hanno messi assieme, hanno visto 10 anni, dal 2004 dal 94 al 2003, hanno fatto poi la media, e le morti per medicina sono quasi 800.000 all'anno, solo negli Stati Uniti. Morti per reazioni da farmaci, 300.000. Pensate, non farmaci dati per errore, no, farmaci dati con tutti i crismi delle istruzioni date dalla casa farmaceutica che li vende, seguendo le istruzioni, quindi date al momento giusto, ai sintomi giusti, eccetera, no? 300.000 morti, sia in ospedale che fuori ospedale. Poi abbiamo gli errori medici, qui sicuramente sottostimati, perché tanto chi giudica un errore medico deve essere un altro medico, e insomma, diciamo che diciamo solidarietà, per non dire omertà. E quindi sono quasi 100.000, 98.000. Poi infezioni ospedaliere,
malnutrizione, piaghe da decubito che sono facilmente detettabili. Poi ci sono addirittura le procedure mediche non necessarie. Cioè, pensate, cioè qui andiamo proprio all'assurdo. Uno non ha nessuna malattia, fa un trattamento medico e ne muoiono più di 37.000 all'anno solo negli Stati Uniti. Quindi, a mio parere, la medicina è arrivata ormai alla fine, di un vicolo cieco da cui non riesce più ad uscire. Perché? Perché la medicina purtroppo è completamente dominata da gruppi di potere che ormai hanno corrotto e condizionato la medicina, la ricerca e l'insegnamento della medicina. E questi sono quei gruppi che hanno in mano praticamente tutto il pianeta, hanno in mano il petrolio, hanno in mano la moneta, sono loro che battono moneta, non sono gli stati, sono loro che emettono, stampano ed emettono la moneta, sono le banche, sono i grandi banchieri, sono le ditte farmaceutiche multinazionali, sono quelli che distribuiscono la grande distribuzione di cibo. Sono i mezzi di informazione. Tutte queste attività, questi grandi gruppi che vi ho enumerato, fanno capo sempre alle stesse persone, sempre agli stessi gruppi. Sono una dozzina circa, più o meno, cominciano ai 10, ai 13, non ha molta importanza. I principali sono due, sono per l'America Rockefeller e per l'Europa Rothschild. E quindi capite, queste persone, poi non vado adesso a scavare perché vogliono avere in mano tutto il pianeta, cosa vogliono fare, però dato di fatto. Queste persone hanno in mano le leve del potere e della ricchezza di tutto il pianeta. E quindi ha deciso che per loro è molto più conveniente se le persone sono malate, guadagnano di più e hanno delle persone più docili. Quindi non conviene. Allora, se noi scopriamo che il cancro non è un difetto genetico di una cellula impazzita, ma è semplicemente un'infezione fungina, come vi spiegherà poi Giulio, e che questa infezione fungina può essere già pochi mesi che ha avuto a disposizione, perché non ha avuto a disposizione degli istituti di ricerca, ma comunque ha trovato che col bicarbonato è un antifungino fantastico, e quindi se fatto arrivare lì uccide il fungo e il cancro scompare. Quindi dico, se questa cosa si diffonde, ottenendo tra l'altro delle percentuali di guarigione, no, non di sopravvivenza a 5 anni, di guarigione veramente altissima, andiamo dal 60 all'80 90% a seconda dei tipi di tumore. Quindi perfezionando un po' questa ricerca, prendendola più mirata, potremmo arrivare al momento in cui, prendendo o con delle iniezioni o con delle compresse, nel giro di qualche settimana guarire praticamente tutti i tipi di cancro. Non è impossibile. Con i progressi tecnici che abbiamo, possiamo ragionevolmente pensare a una cosa del genere. Però pensate che, per quanto costoso siano queste compresse anticancro, poi la persona nel giro di un mese, tre mesi, qualche mese, insomma, guarisce ed è morto. Pensate invece al trattamento che viene fatto attualmente per i tumori. Allora, sono le operazioni, c'è cioè la terapia, gli esami, tanti esami vengono fatti, il 90% non servono, però vengono fatti perché è un giro di soldi. Poi c'è la chemioterapia, che è sempre più
più costosa, ci hanno messo anche il platino ultimamente, perché così costa di più. E poi ci sono le degenze, e le visite, e perché il cancro cercano di farlo durare il più possibile, perché più la persona sopravvive e più riescono a succhiare soldi da questa situazione. E se invece guarisce subito con un trattamento, un'operazione, insomma, ad esempio, per me poi inutile che anticipi tanto, perché poi bisogna dire a lui come si può operare, no? Però c'è la malattia, c'è la terapia, la guarigione è finita. No, ci deve essere un trattamento che dura anni e anni, sempre di più, e poi c'è perfino, abbiamo il trattamento per accompagnare alla morte, dopo che la persona è stata mutilata, massacrata, intossicata, poi alla fine muore, ovviamente, non c'è più, tutto quello che hanno fatto non è servito a niente per il tumore, ma è servito solo a oltre al guadagno, vabbè, ha indebolito all'inverosimile l'organismo del malato, che poi dopo si trova con dei dolori terribili, una situazione penosissima, ridotto proprio a un'ombra di quello che era, allora bisogna anche farlo morire. E allora ci sono dei reparti, degli ospedali, che sono per, come li chiamano, sono che inventano questi nomi, no? Questi eufemismi, non possono dire siamo i becchini, siamo quelli che fanno morire più velocemente e più, in maniera più indolore. E poi l'eutanasia esiste in Italia, non crediate, le iniezioni, le somministrazioni di morfina, questo sono, vabbè, tanto questo qua muore, dalle basse dosi qua sono un po' troppo forti, vabbè, tanto la malattia terminale. Basta che non muri dai dolori, facciamo la guarigione. La situazione è questa della medicina ufficiale, e quindi dovete vedere le scoperte e l'avventura e le disavventure di Tullio Simoncini da questo punto di vista. Però voglio portarvi, ancora penso di avere un 5-10 minuti da parlare, però voglio anche darvi qualche spunto di speranza, perché mentre la medicina sempre più corrotta, sempre più pazza, sta arrivando alla fine del suo ciclo, cioè la medicina sparirà così come la conosciamo fra, ma non molto, non dico fra un po' di anni, penso che sia una cosa abbastanza prossima. Finirà. Dall'altra parte, in questi anni sono state fatte delle ricerche indipendenti che hanno portato degli ottimi risultati. Abbiamo ad esempio tutto il discorso delle grandi dosi di vitamine, che è cominciato grosso modo nel 1970 in America, con Spalding, Hofer, Klemmer, eccetera, che da attualmente, io l'ho conosciuto piuttosto tardi, però ovviamente la censura ha avuto il suo effetto, e ho conosciuto 8 anni fa, e 8 anni fa ho cominciato a diffondere queste conoscenze. Poi se volete vi ritirate, se non l'hanno già dato, potete ritirare gratuitamente questo libretto, che è una sintesi sufficiente per poterla praticare. È questa cosiddetta medicina ortomolecolare, che fa uso di sostanze, di molecole che sono assolutamente naturali, sostanze che si trovano già nel nostro corpo. E questo ha dato dei risultati incredibili. Pensate che Pauling, uno dei padri della medicina ortomolecolare, dice che con questa, già solo con la vitamina C, a quei dosaggi presi in quella maniera lì, come spiegato nel libretto, come vi spiega, può portare a un aumento di vita e in salute di 20 anni. Quindi già con la vitamina C, ad esempio infarto, ictus, trombosi, viene eliminata una buona parte dei tumori. Poi ci sono tutte le altre vitamine, c'è la melatonina, insomma, poi adesso è inutile che ve ne parli tanto, ma lo trovate qui. Poi ci sono altre possibilità, c'è ad esempio
io da qualche anno mi sono interessato di apparecchiature elettroniche che fanno sì, per la salute, per la guarigione, e ce ne sono, ne ho conosciute che però sono professionali, costano dai 25, 40, 50, 60 mila euro, e quindi sono sempre in mano alla classe medica, anche se fanno parte dell'alternativa. Però ultimamente ho anche scoperto degli apparecchi che costano pochissimo e sono potentissimi. Ce n'è uno, ad esempio il Centec, che ma in Russia deve costare 300-400 euro, in Italia forse tra dogane tutto verrà sui 1000 euro. E pensate che in Russia viene utilizzato, è abbastanza facile da usare, se poi va bene, se uno lo vuole usare in maniera semplice ottiene dei risultati ugualmente, se uno poi lo usa in maniera più mirata ottiene anche molto di più. Comunque può essere usato, può essere tenuto benissimo in casa, è usato per qualsiasi malattia, febbre, infiammazioni, dolori. E pensate che questo apparecchio è stato inventato in Russia ormai da anni, ma penso da una ventina d'anni, viene usato perfino negli ospedali, cioè è uso corrente nella medicina ufficiale in Russia. Qui praticamente non si conosce. Ho cominciato a parlarne io qualche mese fa. E per quanto riguarda le vitamine, ormai, vabbè, sono 8 anni che ne parlo, ormai siamo migliaia, difficile capire quali, io lo valuto dal forum che abbiamo, migliaia, ma forse anche decine di migliaia, che abbiamo cominciato a usare queste dosi di vitamine, di queste sostanze, ottenendo dei risultati incredibili. Pensate all'ernia al disco, è una malattia invalidante che la medicina ufficiale dice che sufficiente, cioè che è necessaria finché puoi tirare avanti con gli antidolorifici, che ovviamente non guariscono, va bene, poi ti devi operare. E l'operazione, se va bene, ti dà un fogliere. Abbiamo visto che con 3 mesi di vitamina C alla giusta dose, l'ernia disco, almeno per quanto riguarda i sintomi, sparisce, non c'ho più dolori, la persona può fare una vita normale, anche come sforzi, intendo. E è incredibile cose che magari erano lì da anni, da 10-20 anni, spariscono letteralmente. E poi ho visto in questi ultimi anni, ho visto moltiplicarsi le scoperte, diciamo, dall'altra parte, no? Chiamiamolo alternativa. E ultimamente ho avuto notizia, e poi ho anche provato qui non ne parlo perché è una cosa abbastanza recente, io l'ho conosciuto circa 10 mesi fa, e prima di parlarne ne ho cominciato a parlare 15 giorni fa, un mese fa, perché ho voluto prima, essendo presidente dell'Associazione di Ricerca e Prevenzione Cancro, quindi essendo una persona che se dice una cosa e si espone, quindi quello che dico deve essere vero, non posso permettermi di raccontare delle storie. Quindi è questo nuovissimo integratore, integratore alimentare con dei di una nuovissima concezione, cioè è completamente diverso da tutti gli altri, che vanno benissimo, quindi la vitamina C, vitamine, eccetera, i sali minerali. Questa si chiama Asera, tipicamente è fatto solo di acqua e sale, però io l'ho provato e ha dei risultati eccezionali. Quindi direi che a questo punto siamo al punto in cui la medicina potrebbe chiudere i battenti completamente, e noi potremmo sostituirla completamente con qualcos'altro. Anzi, direi che sostituirla, perché sostituirla si potrebbe dire se la medicina desse dei risultati, diciamo, vabbè, i risultati che dà la medicina con quelle cose, noi sostituiamo quelle cose, quindi con qualcos'altro, ma di
Io direi piuttosto che finalmente abbiamo tutti i mezzi per mantenere la nostra salute, prevenire le malattie e ritrovare, se ce ne abbiamo, la nostra salute con dei mezzi completamente nuovi, completamente estranei da quelli che sono la medicina ufficiale. Quindi, se la prima parte del mio discorso vi ha un po' preoccupato, spaventato, sappiate che c'è attualmente c'è un'alternativa per tutto quello che può essere malattie croniche, malattie acute, infezioni, eccetera, eccetera. Io finisco qui e lascio poi la parola a dottor Tullio Simoncini, che ci spiegherà di questa scoperta che, voglio sottolineare, ha 30 anni e pensate voi quanti milioni di malati di cancro avrebbero potuto sopravvivere in questi 30 anni. Pare che ho calcolato un 200 milioni, penso, a spanne, se fosse stata applicata questa terapia, questa tutta la scoperta di cos'è il cancro e poi la conseguente terapia. Va bene, basta così, a te la parola. Grazie. Così si può vedere. Innanzitutto buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Allora, riprendo quanto ha detto l'amico Alberto Bondini. La medicina ha fatto grandi cose e continua a fare grandi cose, come ha detto, ha ricordato, la traumatologia, l'infettivologia, gli antibiotici, l'anestesiologia. No. Anche i farmaci sintomatici, quando uno ha un dolore di testa, qualsiasi cosa, un antiallergico, i cortisonici, però sono 60 anni che praticamente non è stato scoperto quasi niente di base, è ferma la medicina. Nel cancro ancora peggio, perché non solo non è stato scoperto niente, ma secondo me con le terapie attuali si fanno solo danni, perché non individuando la causa e proponendo delle terapie devastanti, tutti sono concordi nel dire che una radioterapia al cervello oppure una chemioterapia pesante, tutti sanno gli effetti collaterali, eccetera, eccetera. Poi, non sapendo qual è la causa, è chiaro che si annaspa nel buio. Nella fine dell'Ottocento Boveri se lo disse: il cancro è un'anomalia riproduttiva cellulare. Questo che cos'è? È una teoria che è un mezzo mostro e deriva dalla concezione infettivologica di Pasteur, vincente sui microorganismi, e dalle teorie sul tessuto, sul terreno, teorie degenerative che si affioravano già dopo la teoria pasteuriana, per quelle malattie che non potevano essere risolte. Allora, qui già si vede, è una mediazione, anomalia riproduttiva cellulare, riproduttiva, però il fatto che ci sia una riproduzione continua è qualcosa che ha una causa dietro. Questo Boveri è partito dal fatto dell'anomalia riproduttiva cellulare. Noi contiamo che questa teoria dell'impazzimento cellulare è datata avanti, diciamo, dalla fine dell'Ottocento. Questa è l'oncologia. Ora contate che alla fine dell'Ottocento capivano poco meno che i ragazzini in medicina. Oggi chi parla di medici dell'Ottocento parla di povera gente, come parliamo di Ippocrate. Ippocrate non sapeva niente. Acqua, aria, poi Galeno, che ha scoperto Galeno? Niente. Ora del diabete, perché era dolce, robetta. Quindi buio questo fino a quando si è cominciato a capire. Le grandi epidemie sono state debellate tramite l'infettivologia. Quindi questa teoria è datata di più di 100 anni e è stata partorita da uno scienziato, allora scienziato, che oggi farebbe ridere di paura. Avete mai visto uno che si mangia le mani? No, perché uno si dovrebbe automangiare?
Quindi questa è l'ecologia basata su un'idea di più di un secolo fa. Allora, su questa, che cos'è? Qual è l'oncologia? Che cosa ha fatto su questa teoria? L'ideologia che è andata avanti, che cosa ha propinato alla gente? Ad accettare un'idea malsana con risultati assolutamente inesistenti. E che cosa ha ridotto le persone quando vuoi parlare? L'oncologia, no, perché è una anomalia riproduttiva cellulare. Poi lo ripete il secondo, anomalia riproduttiva cellulare, il cervello che si impazzisce, giornali, professori, cioè tutto pazzo. Perché hanno ridotto la povera gente con questa litania a quello, quella dopo viene prima dopo, alla beata Pecus. Agisce, dice là dove lo dice il protocollo, dicono i professori, sapendo che i professori, gli scienziati si basano sull'idea di un povero disgraziato che l'ha buttata lì come a gioco dei tarocchi, non sapendo niente, capendo niente, quindi noi stiamo sull'idea malsana. Andiamo avanti. Oggi c'è quindi un'assoluta certezza, io la ripropongo sempre questa foto, avanti, l'oncologia è morta, però non solo è morta, ma è morta perché non avendo un'idea precisa, con le chemioterapie e con le terapie attuali, di sicuro si distruggono le persone, che le guariscano, questo è bello da vedere. Andiamo avanti, 8-5 milioni di morti l'anno, andiamo avanti, a cui bisogna aggiungere il 17% delle morti per chirurgia oncologica che non vengono rubricate come morti per tumore, ma per eventi imponderabili sopraggiunti. Quindi questo già viene stornato. Andiamo avanti. L'oncologia quindi è una menzogna, perché quando si parla di meno del 5% di guarigione di tumori veri, dopo vi dirò quali sono quelli dubbi, semidubbi e falsi, è sotto su una misurazione del 100% in metodi matematici, e dico in sperimentazione fisica, nel fare le misure fisiche, sotto il 5% non è significativo, perché c'è l'errore dovuto a mille motivi. Quindi meno del 5%, quindi cosa si guarisce? Niente. Quindi si ammette ufficialmente che non esiste la guarigione. Ma poi, frode, perché dopo 100 anni di sperimentazione cosa si accetta? Quanto dobbiamo aspettare di convalidare un'idea? Un anno, 2 anni, 3 anni, ma 100 anni ci dice implicitamente che l'idea è sbagliata. Se noi oggi domandiamo a degli scienziati, a degli oncologi, quando scopriremo il cancro, la risposta non è quando, non prima di 30 anni è la risposta. Quando dice alla persona, voglia dire l'età, insomma, alla ragazza, alla signora, che età hai? Più di 20, del discorso, viene a 80, 90, 60, 70, così qui. Non prima di 30, può essere da 30 all'infinito, no? Poi è un inganno, perché appunto dicevo la soluzione è la pensione. Poi la follia, perché di sicuro distrugge la sete. Andiamo avanti. L'origine genetica del cancro è un inutile e stupido lacrimito. Continuiamo. Che dobbiamo fare? Dobbiamo accettare queste già curatori, enzimatiche, recettoriali, quello che volete, dove nessuno ci può mettere bocca, perché sono talmente difficili che chi le costruisce non le capisce nemmeno lui, perché non si possono capire cose che non... Avanti. Non possiamo essere più trattati nella maniera che vi faccio vedere dopo. Avanti. Non c'è niente. Peccato, perché non c'era. Comunque, era una bella mucca, come un bello caso. È venuta, ma eccola qua. Noi siamo trattati così, ci mettono la cosa, ci portano. Questo è il protocollo. E allora, questa è la teoria. Poi, come diceva il collega, l'amico, alla fine poi il fiore all'occhiello di tutta l'oncologia, non solo italiana, prendo quella italiana, uno degli ultimi congressi nazionali, non si parlava di guarigioni, perché chiaro, tra oncologi uno può dire io voglio vedersi in faccia. Chiaro, uno del mestiere. Che cos'è che si fa? L'unica grande. Parlo qualche anno fa, che finalmente il fiore all'occhiello dell'oncologia italiana era che si era stati capaci di programmare e di tutelare a livello nazionale gli effetti della medicina dell'oncologia. Quel che significava? Che mentre in 10 anni si è stati capaci di costruire 300 centri per terminali, quando ce n'erano solo 10, 12,
bel risultato, centri per terminali, come se noi dicessimo noi abbiamo i cimiteri più belli e più numerosi del mondo, capito? Però ti viene il dubbio che forse troppa gente muore. E giustamente, come diceva Mondini, c'è un'eutanasia consentita, perché il paziente viene distrutto, è spremuto fino a un certo punto, quando poi non se ne può più, i sintomi, tanto il fungo, che si chiama la teoria, va avanti, e quindi bisogna dare solo gli analgesici, i morfinosimili, oltre un certo livello, si blocca il centro respiratorio e c'è un'eutanasia consentita. Andiamo avanti. Le idee invece semplici sono le più migliori. Ricordiamo sempre la famosa frase di Aristotele, che le soluzioni sono sempre quelle più semplici, perché dall'analitico si passa al sintetico con una sola operazione. Avanti. Che cos'è per me il cancro? Avanti. L'ipotesi ufficiale dice che è un'anomalia riproduttiva cellulare, genetica, molecolare, enzimatica e recettoriale e ormonale. Sono tutte cose ultramicroscopiche, dove non ci può mettere il becco nessuno. Sono cose infinite, che non hanno nemmeno un senso. Andiamo avanti. L'oggetto della ricerca così rimane infinito. Che significa? Che se noi analizziamo una più piccola parte, un più piccolo atomo di una cellula e gli diamo un nome, possiamo dargli miliardi di nomi alla ricerca. Quindi possiamo fare una ricerca su miliardi di molecole. Voi contate che quando si parla, per esempio, degli ormoni, il cortisone, il progesterone, eccetera, eccetera, questi ormoni, l'ormone tiroideo, questi ormoni che noi chiamiamo con nomi diversi, in realtà tra di loro cambiano di uno ione, di una molecola, di un atomo, di un H, di un OH. È chiaro che tutti questi nomi che danno a questi atomi che cambiano fanno una babele che è difficile, da cui è difficile distingarsi. Andiamo avanti, lo vediamo dopo le ricerche. Allora, diciamo appunto, poi se noi parliamo di qualche cosa ma non sappiamo che cos'è, diceva Aristotele, è difficile parlare di qualcosa che noi non conosciamo. Andiamo avanti, tanto questa è filosofia. Guardiamo qui le famose ricerche. Questo è uno studio che dice che praticamente il carcinoma epatocellulare mostra caratteristiche simili ai tumori neuroendocrini, eccetera. Questo include l'RK, la risposta all'RK, alla chinasi activation, poi tutti questi nomi non sono altro che molecole che ognuno dice, numeri all'otto, tranquillo. Quindi questo è un gioco che in genere fanno i biologi molecolari, che non sono medici, che giocano al microscopio, però non hanno mai visto un paziente. Sono cose allucinanti, questi nessuno ci si potrebbe districare. Gli oncologi in sé per sé non è che studiano queste stupidaggini, danno per buono un pacchetto intero, l'ha detto la biologia molecolare. I biologi molecolari sono gente che si masturba mentalmente, no? Non sa niente di niente, noi siamo dipendenti, ci sono dei campi slegati. Il biologo molecolare dice che cosa è il tumore. L'oncologo non sa che cosa è il tumore perché non lo studia, però ripete a pappagallo quello che c'è sta scritto lì. Allora le case farmaceutiche intanto fanno le ricerche, ma tanto continuano ad andare sempre gli anticellulari, i chemioterapici, quindi è un circolo chiuso. Nessuno si può libellare, se uno dice qualche cosa gli tagliano il collo, come è successo al sottoscritto. Uno dice qualche cosa di diverso, dà fastidio, siccome, come diceva giustamente Mondini, l'informazione, il denaro, il potere, le università stanno in mano di pochi, e secondo me quei pochi sono solo prestanomi di superpoteri, prima o poi toccare il campo delle religioni, gli ebrei, questa e quella, lasciamo perdere, se no andremo molto più in là. Comunque questo è uno studio, e poi pensate che uno studio non vuol dire può descrivere tutte queste stupidaggini, come se uno a un certo punto per descrivere, non so, il percorso, l'itinerario da Brescia a Milano, cominciasse a parlare dell'interazione degli atomi dell'aria quando passa una macchina, dopo 2 metri, 5 metri, quando piove, quando c'è l'attrito con il terreno, come i principi della termodinamica si compensano, tutte queste studie che sono anche vere, non servono a niente. Zero, andiamo avanti. Questo è un altro. Sono tutte
sono tutte molecole che vengono nominate, uno dice, oddio, che sarà mai qui? La molecola inibito a rendere di qua L881. Che sarà? Chi lo può sapere? La Donatis. Sì, ma non è la Donatis. Questa è tutta una scena di costruire gente super acculturata che ha il dono dell'idiozia. Tutto qui. Che se uno studia tutto e non c'è niente in testa, che cos'è? Quello è un idiota, cultura. Noi abbiamo degli idioti acculturati. E tu dici che cos'è il tumore? No, ma là sei un idiota. Scusa, stai studiando da 100 anni e continuiamo a prendere in giro la gente in questa maniera, dove ci stanno appunto morti, sofferenze, e noi continuiamo così, andiamo avanti. Un infinito labirinto molecolare senza senso. Dopo vi faccio vedere che cosa stanno facendo quando uno va a fare un'analisi tumorale negli Stati Uniti e da accapponarsi la pelle. Vi faccio vedere gli ultimi studi che fanno quando uno va in un super laboratorio americano. Guardate qui che cosa. Gli fanno a tutti un'analisi genetica. Ah, questi sono gli studi ancora. Togli, andiamo avanti. Terzo. Quarto. No, perché è tutta una scena, tutte queste pagine. Guardate che cosa vi dico. Tu, questi qui sono tutti BCE, GFR, sono tutte molecole che loro tipizzano, vedono la tua sensibilizzazione e ci fanno un farmaco simile. Tutto falso, vai, facciamolo qui perché. Oh, guardate qui che roba, questo è uno spettacolo. Uno che vede tutta questa roba, vedi questo no charge, espresso, roba espresso. Uno che poi dice quante belle cose che mi stanno dicendo, le notate che non sanno niente di niente, zero, questa loro che mi posso dire? Aria fritta, e come se uno mi dice c'ho l'influenza, che cominciano a fare tutta, prendono un pezzo lungo, fanno mille giri, zero, e tu, ognuna di queste cose ha un prezzo, ha una ricerca, ha un farmaco. Poi dici, allora che perché dove vuoi arrivare con queste tesi? Qual è allora la causa che tu vuoi? Ancora non si sa, ma che stiamo parlando? Cosa stiamo facendo? Stiamo prendendo in giro le persone. Questo è sono i famosi la genetica e la recettorialità, dove nessuno ci può mettere, perché tu quando ti presenti lì dentro e vedi due, tre bistecconi col calice, già ti fanno vedere tutti i laboratori che sono super pipettati, super, che fanno tutto sto po' di roba, poi ti alzano e dici, questi se non c'hanno ragione. Non ci capisco niente, vedo tutto questa cattedrale, andiamo avanti. È da ridere, è una cosa grottesca. Andiamo avanti. Togli tutto. Vabbè, quindi, qual è la causa del cancro? Andiamo avanti. Sono i funghi per me. Praticamente i funghi sono sempre bianchi, dopo ve lo faccio vedere. Andiamo avanti. Sono l'unica causa del cancro. La configurazione istologica non è altro che la reazione di difesa sempre allo stesso fungo. Uno si prende una spina di pesce, una spina qualsiasi cosa, se la mette sul dito, il bozzolo che si crea sarà un bozzolo di epitelioma, se la mette nel cervello sarà un bozzolo di glioblastoma. La reazione viene configurata come tumore, come dato istologico, e la chemioterapia più indicata sul cervello, sul fegato o su altri organi non va a distruggere la spina che è sempre quella, ma distrugge la reazione di difesa, e quindi la spina può vagare meglio e fare le metastasi. Avanti. Le masse sono quindi una reazione di difesa. Avanti. Ecco che cos'è il tumore, io l'ho detto già l'altra volta, avanti. Un bel topo. Perché il tumore è il punto di connessione tra gli animali, tra le cellule e gli animali. Non proprio topo, perché non ha gli sistemi, avanti, ma ha la potenza di un topo. Si ingrandisce come un fungo, diventa un parassita che ha una potenza terribile, succhia, mangia di tutto. Quindi quando uno si trova di fronte a un tumore non bisogna andare verso il micro ambiente, la cellula, gli enzimi, ma verso gli animali. Stiamo combattendo contro un animale, ecco perché l'ho messo. È provocatorio, ma poi fino a un certo punto è provocatorio. E quando si vede un tumore che è 20 cm è più grosso di un topo. E quello mangia più di un topo, che gli vuoi fare a una povera persona? Già che uno lo sta mangiando, gli fai pure sopra una chemia, e il gioco è fatto. Va bene? Andiamo avanti. Sono un anello di congiunzione tra i microorganismi e gli animali. Andiamo avanti. Entra come cellule e diventano come animali. Avanti. Il cancro non è un fenomeno intracellulare. Andiamo avanti. Oncogeni, enzimi, molecole, recettori sono delle stupidaggini, come si sta vedendo prima. Poi, se voi domandate a uno scienziato che cos'è un oncogene,
uno già dalla parola, è il gene che determina il tumore, oncos. Allora, uno gli domanda, ma l'avete mai visto? Nessuno l'ha mai visto. Allora, che cos'è un oncogene? È un gene, uno qualsiasi, che si vede che normale, che si ipotizza che possa deviare e diventare malato. Quello è l'oncogene, non esiste. Allora, è un'ipotesi di un'ipotesi. L'ipotesi è che ci sia una cellula che impazzisce quel gene. E è l'ipotesi che viene da uno normale. Quindi, qui stiamo facendo veramente, non so, demagogia, un'ipotesi di un'ipotesi. Non è meno, andiamo avanti. Le terapie attuali sono quindi inutili e dannose perché distruggono il paziente e non vanno a distruggere il fungo. Avanti. Con i tumori certi non ci sono sopravvissuti, come mai le statistiche guariscono tutti? E però quelli che conosciamo non muoiono tutti. Ti vediamo. Pavarotti, Agnelli, De André, Giorgia, quelli che conosciamo. Diciamo che non ci sono sopravvissuti, se non casuali. Ma il caso può portare per mille motivi una guarigione, che però non è da attribuire alla medicina convenzionale. Avanti. Cancro del cervello, polmone, pancreas, come pure cancro del colon retto, della pleura, del peritoneo. Io non ho mai visto una persona guarita, mai, tantomeno con le chemio. Andiamo avanti. Con i tumori incerti ci sono molti sopravvissuti, vediamo quali. Avanti. Cancro del seno, quando sono cisti, quando le operano non sono tumori, però oggi dicono no. Io parlavo tempo addietro con una persona diciamo che mi faceva da contraltare a livello istituzionale, dice no, però i cancri del seno sono guariti. Chi lo dice che si guariscono i tumori al seno? 40 anni fa sono morte 13.000 donne, l'altro anno sono morte 13.000 donne, perché c'è il dubbio che le diagnosi che fanno sono false? No. Allora non sarebbero tutti in malafede? No, lei mi dica perché, se sono morte 13.000 e sono morte 13.000 l'altro anno, dov'è che dice proprio perché sono molto aumentati? Ma l'ha dato la risposta, sono molto aumentati perché aumentano molto le diagnosi false. Mi è successo più di una volta che ho fatto controllare persone che dovevano essere mastectomizzate, io mandato dall'ecografista mio, dice ma questa non c'è niente, tanto per fare un esempio. Cioè, non dico che ci sia la malafede, diciamo che c'è ignoranza, che c'è qualunquismo o che c'è paura di fare diagnosi sbagliate, però intanto poi il seno non è loro, qui è si taglia, andiamo avanti. Oh no, un momento, dietro. Allora, poi i linfonodi, è vero che ci stanno tanti guariti di persone di linfomi o leucemie, cellule bianche, però perché? Perché le cellule del sistema difensivo immunitario possono accrescersi per mille altri motivi, non solo per i funghi. E allora non so se è un problema tipo virale, tipo mononucleosi, o da qualche altra parte che è similare, con altri virus, è chiaro che uno si guarisce, nelle chemioterapie c'è anche il cortisone e le persone si guariscono. Però quelle non sono significative quelle guarigioni, pure nelle medicine alternative ci stanno parecchie guarigioni dei linfomi, eccetera, perché non sono significativi. La vera terapia che funziona deve funzionare sul cervello, fegato, polmone, utero, che vi posso dire? Tumori veri, color retto, poi l'intestino lo sappiamo che si rubrica come guarigione chirurgica, poi magari muoio di metastasi da altre parti. L'unico che nella specializzazione di oncologia si guariva, io so il perché, un 25% è il tumore del testicolo, ma solo perché il funicolo spermatico, essendo lungo, qualche volta non ci riesce il fungo a aver colonizzato l'infatico. Ma solo quello, Armstrong, solo quello, ma pure è una cosa rara, non è che sia proprio tutti, ma tutti lo sapevano a livello universitario che era solo quello, ci si confidava. Andiamo avanti. Queste sono false guarigioni, quelle che vi ho fatto vedere. Perché? Linfonodi, perché non c'è la glande, non è un tumore. Il seno, perché ci stanno false diagnosi. Gli intestini, perché sono diagnosi temporanee. E l'unico è il tumore del testicolo. Il resto, per i tumori, quelli veri, quelli che non sono soggetti a dubbio, quindi le morte sono sempre certe. Andiamo avanti. Le guarigioni vere debbono portare lo sradicamento dei funghi. Guardate un fungo, quanto è talmente tenace, pervicace, che è difficile se non è entrato dentro l'organismo e non è diventato tumore, perché il tumore è un fungo profondo. Noi se guardiamo delle micosi superficiali, come le psoriasi,
la gente se le tiene a vita. Le candidosi vaginali, io ho visto donne che si sono tenute 40 anni, poi quando hanno fatto il protocollo di tempo io sono guarite 2 mesi, 3 mesi. Perché bisogna focalizzare la causa, andiamo avanti. Gli antifungini uterini quindi sono inefficaci perché il fungo si adatta in 5-6 giorni, contrasta qualsiasi sostanza perché è tipo animale la sua reazione. Quindi per gli antifungini bisogna fare un domani, nel futuro le case farmaceutiche venderanno e guadagneranno tantissimo facendo gli antifungini che devono essere fatti sequenziali, correndo dietro al prodotto dal fungo. Questo sarà il nuovo, la nuovo affare della medicina, questo lo dico prima. Però adesso mi vedono a me come un pericolo perché sto dicendo che tutto quello che hanno fatto hanno perso tempo. Andiamo avanti. Bicarbonato realmente efficace. Andiamo avanti. Come si usa il bicarbonato? Allora, qual è il problema del bicarbonato di sodio? Quando tu senti, dici bicarbonato di sodio, la prima cosa che uno pensa, ma che è possibile? No, altro. Io quando ho avuto 1000 problemi con giudici, col garante, tutte storie inventate solamente per fiaccarmi e farmi perdere un sacco di soldi, tutto falso quello che vedete in rete, eh? Tutto falso, tutto costruito, vi dico solamente che per inciso che io ho fatto, è uscito tempo addietro, mi manda Rai 3, si vede una faccia smunta, Silvia, e l'ambulanza che va mestamente all'uditorio, ha incontrato il medico del bicarbonato, una faccia mi fanno vedere tipo a Carrazza, bandito, e sotto morta. E che è successo? I giornalisti sapete che sono come le pietre, uno basta che gli dà 2 lire, li devo fare per forza. Io ho visto gente più schifosa che i giornalisti, non c'hanno personalità, non c'hanno intelligenza, obbediscono solo come cani di vita. Allora, a mi mandare i tre avevano ripreso una trasmissione che veniva dall'Olanda, dove avevano fatto una trasmissione che questa povera disgraziata era morta. Io effettivamente avevo visto questa donna, si chiamava Silvia, venne da me in una clinica di un mio amico e collega e c'aveva un tumore al seno. Io gli ho detto guarda, filtriamolo, si fanno 2 infiltrazioni perché un'altra amica che era guarita l'aveva mandata. Dico guardi, ci pensi, quando decidi io sto qui qualche giorno, poi torniamo a Roma, questo succedeva vicino a Amsterdam. Il giorno dopo viene e dice bene, sono decisa, voglio incominciare, eccetera, eccetera. Io però l'avevo vista un po' strana, sa quando c'ha un colore mezzo bronzino. Signora, a me sembra che lei stia un po' male, non so, c'era un'infezione, c'era qualcosa. Siccome non è che fa niente, però un po' di dolore lo può sentire, è inutile andare a fare una procedura quando lei deve anche soffrire di più, venga domani. È venuta il giorno dopo, quindi la terza volta l'ho vista, stava peggio del giorno prima. Dico guardi signora, lasci perdere, dice no ma io voglio farlo, dico senta, io devo vedere un po' di persone, aspetti un paio d'ore, si metta sulla lettiga, vediamo a che punto sta, ma io per prendere tempo. Dopo 2 ore sono andato, questa proprio stava in umido, dico signora, torni tra 4-5 giorni, magari io se non ci sono c'è il collega che sa come fare le cose. Se n'è andata. Questa è morta proprio 5-6 giorni, 4-3-4, io con questa persona ho solo parlato. E questi hanno fatto delle trasmissioni descrivendomi come il mostro di Nebula. Questi sono i giornalisti. È chiaro che un domani diranno. Dottor Simoncini ha ucciso una donna che stava in Thailandia, che gli ha telefonato e quella è morta. Pure quella fa una trasmissione. E tanto ci dobbiamo aspettare di tutto. C'è stato un flusso malefico come il drago di Sigfrido, di fuoco, e quella sarà morta. Cioè sono veramente delle bestie. E poi non parliamo di altre istituzioni. Allora, come si usa il bicarbonato di sodio? Bicarbonato di sodio, quindi, ritornando, non è una cosa tanto semplice. Perché la gente che fa? Qual è la reazione? Si prende il bicarbonato così, però non ha funzionato. Eh no. Si prendono solo, fanno nelle cliniche, ci stanno tante cliniche in Messico, in America, negli Stati Uniti, in Francia, in Germania. Però loro perché fanno il bicarbonato di sodio? Perché c'è una domanda, ma non sono capaci di farlo.
mischiano una marea di stupidaggini col bicarbonato, lo neutralizzano. Non so se poi andate in rete, esiste il maple syrup, cioè lo mischiano con uno sciroppo d'acero, quello non serve proprio a niente, però fanno i soldi a palare perché lo pubblicizzano. È gente che non è in grado di farlo. Se voi andate sulla pagina della Mayo Clinic, c'è una pagina intera sul bicarbonato. Io non sono nessuno mai là indottrinati, non sanno fare niente. A Tulsa, in Oklahoma, c'è una clinica che fa il bicarbonato che lo mischia con mille cose, però non si è mai un caso guarito. Adesso vi faccio vedere come funziona il bicarbonato. Come? Cateteri, operazioni con il bicarbonato limitate, non allargate, e arteriografie selettive. Adesso vi faccio vedere un attimo, andiamo su Colombia. Allora, vediamo qui, prendiamo la prima fotografia. Questa è un'arteriografia selettiva della carotide, cioè i tumori del cervello. Bisogna incalullarli dal linguine e arrivare con un catetere dentro il cervello. Mettendo il bicarbonato in maniera diretta si può far fuori. Vediamo che succede. Andiamo avanti. Vai. Questo, vai, ci spingi di sotto. Alzalo un po', forse ci devi mettere. Alzalo un po'. Ecco, alzalo, vai, metti un po' le clinica di Buenos Aires, dove lo fanno la carotidosa, che vede esce fuori dall'arteria femorale il sangue, ci mette dentro il catetere, il dico la guida, e si va dentro e si va su. Togli la seconda foto, questa, via. Si va, e questo gli fa il bicarbonato. Vai. La parola spagnola. Se está realizando la inyección de bicarbonato intraarterial a través del catéter colocado en la carótida. Terza, quando è entrato dentro con la guida, va avanti, tira su, scusa che ti do del tu velocemente, però se no... Lui va a cercare la carotide interna, va su sulla aorta, poi cerca la carotide interna. Va su, è difficile, non è che uno va, lui la cerca, non la prova, sta cercando una trama, ma c'è di sotto, a un certo punto vedete che la incannula e schizza le catetere. Non sono cose, prendi il bicarbonato. Che prendi il bicarbonato? Infatti, provo. Quando vede che è scattato, tu, sta andando verso la carotide comune. Togli. Andiamo avanti. Si va su. Ecco, va su e comincia a mezzo di contrasto che si può vedere che sta dentro il cervello. Vedete che sta dentro la testa. Togli. Andiamo a quell'altra. Qui stiamo dentro la testa. Adesso vedrete proprio come stiamo dentro la carotide interna. Questo per gli oblastoma multiforme, che è uno dei peggiori. Vai. Vedete gli occhi? Rimanete sempre dentro la carotide interna. Vedete? Adesso, vedete la carotide interna? Ecco, adesso togliamo. Facciamo quell'altra. Cosa? No, quello, no, quello di giù. Adesso vedete come si semplifica il tumore. Apri bene. Ecco, vedete? Questa è la circolazione, il tumore sta qui in mezzo, eh? Guardate adesso come si vede bene, la vascolarizzazione del tumore, questo era uno già operato. Sta qui il tumore, lo vedete? Tutto sanguificato. Adesso, quando mi dicono io prendo il bicarbonato, uno che gli direbbe? Stai calmo. Questa è una procedura dove si vuole, l'emodinamista. Se sono bambini, l'emodinamista pediatrico. Gli assistenti, il cardiovascolare, l'anestesista con l'assistente e io. Ci stanno otto medici intorno a una persona. Prendi il bicarbonato, ma che prendi? Capite? Vediamo un po', qua invece l'arteriografia selettiva messa negli linguini, chiudere questa. Andiamo qua, aspetta un attimo, fammi vedere il quadro. La terza, questa qui, guardate qui. Questa è schematica. Questa, con questa si arriva dentro la prostata
e dentro il retto, nell'inguine destro si arriva in genere al retto o lobo sinistro destro della prostata, col destro si arriva al retto o lobo prostatico di sinistra. Pure questa la devono fare persone che sono super preparate, perché non è facile trovare quelle cose, fare tutte quelle cose. Quindi pure qui il bicarbonato, come fa uno a prenderlo per bocca? Dice, ma non ha funzionato. Ti viene in testa che forse il tetto ha funzionato il cervello tuo? E da questa è la verità, questa è, come tante volte mi chiamano, non vi dico da quali paesi, sono in genere i sudamericani o i sud italiani, chiamiamoli così. Senta, ma come devo fare per fare una metastasi polmone, quante come dia la dottora? Faccia come pare. Vediamo altre cose. Vediamo questa adesso. Questo muro è sempre bianco. Andiamo questo dove c'è scritto Revertibus. Via. Guardate, qui si entra dentro una pleura. Guardate quanto è bianca. Si può vedere, sì. Deve essere rossa. Guardate che belle colonie bianche che ci sono. Questa è una candida che fa il tumore interno. Guardate, questa è una metastasi pleurica da mammella. Perché hanno fatto la radio, giustamente da qui con la radioterapia è entrato dentro. Qualche donna è più fortunata che è forte, non gli entra, però chi è meno forte entra. Questo sono dei bronchi, vedete? Il bronco, il bianco è sempre il tumore. Guarda caso, come mai questo tumore è sempre bianco? E se c'è rosso è perché una reazione dopo una... Ecco, questo è un colon. Uno che fa? Io l'ho lavato, ero io, questo è guarito, questo sono 10 anni, di Venezia. Ha chiamato qualche giorno fa, qualche mese fa per una parente. Guardi sotto le colonie, guardate le colonie come sono sempre bianche, lavandolo. Andiamo avanti, aspetta, vediamo dopo che cosa c'è, ci dovrebbe essere un utero. Guardate, perché ha le tacche, se vengono visti nei... guarda, questo è un tumore, guardate che carcinosi peritoneale, questo non la vede la tacca. C'è una cera leggera, spessimento, guardate che roba, questo deve essere un, se mi ricordo bene, una metastasi uterina. Il tumore dell'utero operato, poi hanno fatto questo spacello. Guardate che belle colonie bianche. Dov'è questo tumore? Tumore che cos'è? Ecco. Qui c'è una... Guardate qui che roba. Guardate. Guardate che bella bolla bianca. Qui uno fa la chemio, ammazza tutto meno che quelli, che funghi, sono contenti. Ammazzano la persona e questa viene aggredita ancora di più, questa persona. Se deve campare 3 mesi, campa 1 mese. Guardate che roba, qui che ha aderenze determinate per difendersi stava la donna. Questo che cos'è? Guardate, questo è un fegato, la si vede nera la tacca. Guardate che metastasi bianca sulla superficie del fegato. Com'è questo tumore? Com'è che è sempre bianco? Qualcuno non gli viene il dubbio. Poi esiste sempre, lo dicono che esiste, però viene dopo. Come viene dopo? Guardate, qui noi a questa persona con questo tumore abbiamo messo un cadavere, allora lo mise... Collega, vede questo catetere dentro, transa addominale, cioè lasciata e dentro il bicarbonato, sta freddo almeno per guadagnare qualche mese, anno di vita, per bruciare queste vecchie nemiche. Va bene, questo la possiamo chiudere. Allora, poi dice il bicarbonato. Togliamo il bicarbonato. Andiamo un po' lì, Omary Surgery, sopra. Questo. Questa è un'operazione fatta da una persona con un sarcoma dei tessuti molli che doveva essere, vede qui. Questo lo sta operando sulla coscia e questo è il tumore che sta dentro, tagliato in bianco. Guardate questa piccola metastasi che sta andando via, lui la descrive. Guardate, aspettate, vedete, lo sta girando, sta dentro, bisogna tagliarlo per vedere il bianco adesso. Guardate dentro com'è bianco, lo vedete? Vedete la metastasi come viene, sempre bianca, sta scappando il fumo. Quella se non si operava, fra un po' c'era linfonodi e specialmente polmone. Questa metastasi è a polmone. Guardate dentro come bianco, se uno lo taglia è l'artace. Lo vedete o no? Solo che i chirurghi vedono il rosso. Poi che cosa si fa? Dentro la metà chirurgica, che ha fatto il chirurgo? Guardate qui, cercano di sterilizzare tutta l'area con la donna. Eccola qua. Questo è il bicarbonato. Questo è il bicarbonato. Poi aspirano
l'avevamo fatto più volte, questa è una volta che lo fanno quando tagliano gli strati. Allora, questo ci si mette ancora, dopodiché lo chiudono e ci lasciano sul vicino che la donna usa per un mese e mezzo, quindi cercano di sterilizzare le radici da cui ripartono. In parecchi ospedali fanno il bicarbonato in segreto perché sanno che funziona. Come diceva un amico, vedete, io come un ospedale Arezzo, in Arezzo una donna già diceva a una persona che ho comprato, che no, io non mi opero a comunazione perché mi dispaccio, c'è un serraccio che sterilizziamo tutto, per come sterilizzare? Mettiamo il bicarbonato, se non la fate nello scorso cibo, sì, sappiamo che funziona ma lo mettiamo lì. Se no, si tagliano solo, ma non fa bene. Vedete? Viene lasciato un catetere e alla fine lei, questa signora, ha continuato a fare i trattamenti. Vabbè, insomma, poi continuiamo di chiudi. Vediamo qual è l'esito di questa persona. Avi? Che vuol dire? Qua, pazzo, insomma, no, quell'altro, sì, è questo. Guardate, questa è la donna che io ho operato. Nel 2000... I'm Frances Owen. I was first diagnosed with cancer on right around Valentine's Day in 2007. Where was the cancer and what exactly was the diagnosis? I had an aggressive soft tissue sarcoma in my inner left thigh. By that time it was about this big. It was like a couple of plums. There were two parts to it. All right. So what did you do then? My oncologist was so alarmed about my condition, he said, you need to go into surgery, you need to go into surgery immediately, so you need to come in immediately for your pre-op, and we need to get you in there for surgery immediately. So I went in for my pre-op with a friend of mine, and he just completely terrified me. He just really scared me, and he said, you have to have chemo and radiation. I said, well, I'm not really interested in those. So I went home and slept on it. So how did you get into Simoncini after all? So my same naturopathic doctor, she saw Simoncini on the Doug Kaufman show and told me to watch it, and I watched it, and I read everything on his website, I found every video I could, and I think it was when I was finally clear that he was the man to save my life. So what did you do? Just went to Rome? So I went to Rome. I got all set up where I had made my reservations. And my friend who had been there, my new friend who had just been to see Simoncini, said, he's a very busy man. If you want to make sure that he knows you're there, stand at the door of the pensione at 3:00. So I did introduce myself, led him up to my room, and had my first examination. During that examination, he said, we need to do surgery, and we'll do it with the bicarb being flushed into the scene and with infusions into the wound site afterward, and I think it will be very successful. I can't make any promises. And I flew to the city that the surgery was done in, and I arranged, since I'm a documentary producer, I had taken my video camera, which I pretty much do everywhere, and I arranged to videotape the entire surgery, so hoping that it would be a gift to others to see how the 5% of bicarb was washed in the wound and flushed out several times, and how it was put in there, it was sewn up, and they put 100 cc of that in there. And the surgeon left a little catheter hose, and then after that, after a few days of the wound healing, I flew back to Rome, and Simoncini taught me how to do infusion. I was trained to flush the site regularly with sterile bicarb soda solution, which I did. How long did you do it for? About a week and a half. And you continued to do it after? And I continued to do it for another week at home, and Dr. Simoncini said that would do it, that the surgery had gotten everything, and that anything, any stray cells or whatever, I don't know what his terminology was, but that the bicarb would have killed everything. Now, besides the Simoncini treatment, did you do any other treatment besides that?
let's see. Well, I took stuff that other people thought was good for me. I took lots of vitamin C. Okay, no, but I'm talking about actual treatment. Like, did you do any chemo or any radio? No, never. Never did anything. Never did any of that stuff. I just got healthier and healthier and stronger, and at the 3 month period, which I just couldn't wait for, I went in and I had an MRI and a CT. I don't remember all the tests they did, but there was no sign of cancer anywhere, and I was... Just to get the timeline right, this was how long after the surgery? The surgery was in November, because it was the day after Thanksgiving, the American Thanksgiving. The day after Thanksgiving, so November 27, 2007 was my surgery. And so this is 3 months later, whatever it was, I was clean. And then, so I went back to the new doctor who was willing to work with me. And he was surprised. But he said, let's just keep really good track of it. So a month or two later, he said, listen, I'm really worried. I'm sure this must have spread. And the first place it'll spread is to your lungs. So I want you to go in and have a scan of your lungs. So I went in and had a scan of my lungs. I came back, no, perfectly fine, no problem. He said, oh, well, then it must have gone to your head. So he had CT or MRI or something in my head, nothing. And I've been steadily getting healthier and stronger and sending people to Dr. Simoncini. L'azione del medico, io faccio tante volte, c'è una prevenzione, forse capisco, sentirsi messi in discussione, non so, gli interessi. C'è una ragazza, una signora di 36-37 anni che lavora in un ospedale toscano. Toscano, non dico dove, se no è qua. Mi ha chiamato, mi ha detto, guardi, io ci lavoro dentro. Mi voglio fare un tumorazzino, non mi voglio far distruggere, mi dica quello che vuole, mi guardi, io ho il mio team che lavora in questa maniera a Belgrado, in Serbia. Se le vuole si può fare operare in Serbia. Dice che aspetto, vado lì, faccio il suo metodo. Questa si è operata, passati 4, 5, 6 mesi, gli hanno fatto il mobbing dentro, perché tutti quanti. No, che stai facendo? Pazza qua, so perché. Si mette in discussione una persona conosciuta. Allora è andata da una radiologa che gli ha fatto un'ecografia. Vi dico il tipo di reazione che tanti pazienti si trovano così. Non dico di quelle ecografie che poi sono fasulle, perché uno, diciamo che sono eccessi di cautela nell'operare. Gli ha fatto, dice, io, fa l'ecografia. Io se fossi in te non ci dormirei. Questa mi ha telefonato piangendo. Ah, oh, ho la metà, ho la recidiva. Che ti ha detto? Che se fossi in me non ci dormirei, dovrei cominciare la terapia. Non dormire significa niente. Che c'era? L'ha detto che c'era qualcosa? Esplicitamente non me l'ha detto, però ho capito. Abracadabra. Dico, senti, fa una cosa. Vai da un altro ecografista, se lo conosci comunque, o che non conosci, che non gli dire nessuna storia. Quello è andato da un altro ecografista, ricordo se la mia c'era, probabilmente c'aveva un residuo post cicatriziale, quello gli ha detto non c'hai niente, e quella l'aveva terrificata che doveva farsi subito la chemio. Hai capito come funziona, no? Il giro. Allora, andiamo via un'altra volta a quello di prima, a Piccaroni. Allora, vediamo quanto è efficace il bicarbonato se uno ci arriva diretto, come nella vescica, o come nel colon. Guardate qui. Allora, prima guardiamo la retto di Atene, qui. Questo qui ha messo il portcat, quello che avete visto dentro prima sulle anche. Con i portcat è un po' indiretto, ci vuole un po' di tempo. Guardate che tumore bestiale che c'ha lì sotto. Questo qui è un greco. Ha fatto tutto il trattamento, ha fatto i lavaggi col clisma, col tristere, guardiamo dopo un mese e mezzo cosa è successo. Lo vedete che è completamente la mucosa rosea, pulita, non c'è più il tumore? Ma questo già è immediato, guardate l'immediato, cosa succede in un giorno se uno ci arriva. Andiamo, spegniamo questo, e andiamo, io sono andato in Turchia, aspetta un attimo,
la Turchia è perché un grande politico mi ha chiamato per un suo amico, tumore al colon. Io sono arrivato in questo ospedale, i medici, gli oncologi, perché in Turchia, come anche nei paesi del secondo mondo, pure lì stanno aspettando con la chemio, quindi loro mi guardavano un po' come se fossi un po' così storti, sai, questi turchi. Io, il dottor Lugano mi ha chiamato, io sono andato, ho fatto il lavoro, ho detto come devono fare il lavoro. Il giorno dopo, quando sono ritornato all'ospedale per fare il secondo trattamento, ho visto che loro avevano già guardato una nuova coloscopia, ho visto che mi facevano come Allah. Allah, ma chi ti ha fatto qua? Perché? Vedi qua, è tutto chi è come. Guardate sopra, vedete che c'è scritto 6 dicembre? Guardate che bomba di tumore che c'è. C'è anche il riflesso, ma guardate che bomba. Guardate sotto, il 7 dicembre, in un giorno, più giù. Più sotto, ecco così. Guardate un po' la differenza tra il primo e il secondo. Il secondo lo vedete che sta anche il riassorbimento completo? Un giorno. Allora, mi domando, quando io ho dato tutti i documenti al ministero, dicendo guardate che c'è un fenomeno che va studiato, quindi io come un figlio corretto, prima ho fatto tutta la richiesta al ministero, il quale giustamente mi ha candidamente ignorato. Ho portato tutto agli ordini dei medici, i quali giustamente, candidamente non solo mi hanno ignorato, però dopo da quella c'è stata la radiazione. Non dico che sia una conseguenza, però a qualcuno potrebbe venire il dubbio. Quindi andiamo avanti, chiudi. Allora, quando vengono a dire ho fatto il bicarbonato ma non ha funzionato, lo vedete che tipo di professionalità c'è qui? Qui ci sono gente che fa arteriografia selettiva delle carotidi, del fegato, della prostata, del retto, gente che opera, gente che mette catetere da tutte le parti. Dove sta il bicarbonato di sodio che lo prendo ma non ha funzionato? Chiaro che questi sono detrattori, gente che tende a denigrare perché sono pagati, ci sono uffici completi per denigrare. Allora, stiamo attenti, questa è una posizione che non è alternativa, è alternativa perché non uccide. Io quando feci una conferenza col vecchio Di Bella, che voleva collaborare con me, purtroppo per lui era contornato da una cerchia di faccendieri e non sono riuscito a collaborare con lui, per cui c'era gente, potevamo fare subito, salvare una marea di gente, però ci stanno quei faccendieri, no? Non vi parlo di segretari, lasciamo perdere, pure lì buio peso, lì facevo solamente per far soldi. Allora, vi stavo dicendo, perché non ci si deve provare? Perché uno, io sono un, non sono un alternativo, io sono un convenzionale. La testimonianza più eloquente me l'ha data quando io sono andato in Spagna a fare una conferenza a Madrid. Gli oncologi e i medici mi hanno detto: ma tu dove sei alternativo? Più allopatico di te non esiste nessuno. Una causa, una terapia, monoterapia. Questo più allopatico è una teoria non riconosciuta. Come a Barry Marshall, che ha scoperto l'Helicobacter, l'hanno radiato 10 anni e poi hanno dato il premio Nobel. Qui giustamente un amico mio mi ha detto l'Helicobacter non è il tumore, è una cosa ben differente. Ti dovrebbero dare 10 premi Nobel, qui facciamo praticamente al mercato. Quindi non sono un alternativo in sé per sé, sono un alternativo perché non mi vado ad ammazzare le persone, come diceva Di Bella. Io non so che il tumore, però non mi faccio fare tempo perché cerco di non ammazzarlo. Questo è il discorso. Però la mia è una posizione infettivologica normale. Sono oncologo, ho fatto le chemio quando stavo all'università per laurearmi, so benissimo come funzionano. C'ho una mentalità scientifica, non sono come gli stregoni del quarto mondo che dicono prenditi sterba, prenditi la coda dello scorpione e prenditi l'acqua di nonna cannella. Qui non è così. Questi gli alternativi mi hanno detto a Madrid, ma tu ci distruggi a noi. Parlo per i tumori, Perché invece gli alternativi per altre cose possono essere utili. Anzi, anche collaborarci per rinforzare le persone malate di tumore, però non si arriva a eliminare un animale che sta dentro un organismo di una persona. Quindi la mia posizione è una posizione convenzionale avanzata, non è che, quindi stiamoci un attimo attenti. Allora, quindi volendo noi andare avanti,
Adesso io vorrei farvi vedere tante testimonianze, altre cose, però vorrei farvi una cosa che condensa un po' tutto e che è presentazione, così voi vedete, si abbassano le luci, si spengono le voci, come dice, e chiudiamo, facciamo questa. Vai. Io chiuderei un pochettino le luci, siete me. Questa me l'ha fatta Massimo, amico mio Massimo. Mazzucco. Era anche quello che intervistava la signora. Sì, sì, Massimo l'ha intervistata perché lei è di Los Angeles e lui sta a Los Angeles. Non vi faccio vedere le altre testimonianze perché io non ho il tempo, devo fare una mancina. Ho le lettere, ma non le vedo, le faccio vedere perché ci stanno in diritto. Gente guarita di tumore al seno, al collo dell'utero. Ma qui c'è un medico, in questo video c'è un medico che è cura con la sua terapia. En los años 40, alla fine di questo video si è curato con la mia terapia, ma si è curato in maniera sbagliata. En los años 70, no, no, passa il mio favore, passa il mio favore, ma sta sbagliato perché non ha fatto la terapia selettiva, ha fatto solo del flebo e con le flebo si aveva tre che gli avevano impiantato, ma venoso, quello è stato l'errore. Lui gli ho detto tu devi fare la terapia selettiva, se ti è andato via, però secondo me ha fatto un errore pauroso che dopo ritorno aparentemente interminable de exámenes médicos, controles, segundas opiniones, recetas médicas, operaciones quirúrgicas, nuevos exámenes, terapias de soporte, son completamente entregadas al poder de la enfermedad. ¿No es eso que es español? Sí. Mientras está en la guardate qui sta roba, questa cosa qui, guardate qui, confusi in cancer, guardate un po' guardare con lì, confusi in cancer, sopra, sopra. Mi sono dimenticato. Si vede quello? Non si vede? Questo che l'Istituto Superiore di Sanità ha attestato che il bicarbonato funziona. Poi l'hanno mistificato, vediamo se lo vede, se lo prende. Ma era uscito anche un articolo sul giornale che parlava di lei e poi nel giro da pomeriggio a sera l'hanno cambiato. Ma cambiato lo so, ma lo so, ma è una cosa allucinante. C'è scritto bicarbonato al posto della chemioterapia. Gli hanno completamente soppressi in maniera totale. Gli hanno scritto, infatti non esistono più. Ma io ho parlato con il direttore del reparto oncologico dell'Istituto Nazionale Tumori. Cioè io ho dovuto proprio chiude la storia del bicarbonato e parla di antiacidi, poi siccome crede alle cellule perché ci lavora, cominciano a fare queste ricerche sugli antiacidi, ma falliranno perché gli antiacidi non fanno niente. Il bicarbonato non è perché è antiacido, ma perché è un antifungino. Togliamolo, ma tanto questo lo sanno questo. Quindi un po'. Allora, sappiamo un po', se io troviamo un italiano. C'è una cartella italiana. C'è una cartella italiana in alto. Ma posso? No, questo mi hanno dato. Pietro? Dunque, fammi vedere, no? Dunque, cioè andiamo sotto. Simon Chapter, che com'è questo? Fammi vedere. Ah. Sì, capitolo suo. Sì, un po'? Montaggio temporale, no, questo è stato fatto. Quell'altro metti, quello di Simon Chapter, quest'altro. L'ultimo propositore di un rimedio naturale contro il cancro in ordine di tempo è il dottor si trova da molti anni al centro di una tempesta perché sostiene che la causa del cancro non sia di natura genetica ma derivi dall'aggressione di un fungo chiamato Candida albicans. In base a questa ipotesi, Sinuncini propone di curare il cancro con il bicarbonato di sodio, uno dei più potenti nemici dei funghi in natura. What is a fungus? In other words, how do we get this fungus inside our body, or this yeast inside our body? Where do you think all of this starts after your years of research? There is an endemic, a big epidemic pollution because the fungus is undervalued. But it is undervalued because it is not understood. Il dottor Simoncini sentì il bisogno di rimettere in discussione l'intero paradigma del cancro fin dai primi giorni dei suoi studi in oncologia. Ciò che attrasse la sua attenzione è il fatto che tutti i tumori si comportino in modo simile, pur comparendo in dozzine di organi del tutto diversi l'uno dall'altro. Si mise così alla ricerca di un comune denominatore che identificò nella colorazione biancastra presente nella grande maggioranza dei tumori esaminati.
These tumor specimens show the devastating impact the disease can have on the body. This is a liver riddled with cancer. The white bubbles are all tumors. If you enter the body and you reach an organ affected by the cancer, you can see that the lumps are always white. The lumps are white? Lumps are always white. Sometimes discovered with blood or with the defense reaction, but in every post-mortem examination, scientists find the white lumps, the white masses, that is fungi. This is the pleura. We enter with the camera and look. The pleura should be red, but you can see all the lumps, all the cancer that is white. This is a heartbeat. This is a bronchial cancer. Look, we went into the bronchia. Look, they are white. And then in the colon cancer. This is red because there is a little bit blood. I washed it up. Now, look, it is always white. Bianco, come la candida. In latino, candida albicans significa bianco splendente. Di per sé, la presenza dei funghi nei tumori non è certo una novità per nessuno nel mondo della medicina. All the scientists find in the oncologic world cancer patients, when they die, they are all invaded by the fungi, but nobody wonders that this is the only microorganism present in cancer patients. L'oncologia ufficiale, però, ritiene che questa presenza sia dovuta alla natura opportunistica del fungo che arriva ad insediare le sue colonie solo dopo la comparsa del cancro. Questa convinzione, però, sembra contraddetta da un'attenta osservazione di quanto accade fra funghi ed esseri viventi ai livelli più bassi della gerarchia animale. Spores from a parasitic fungus called Cordyceps have infiltrated this ant's body and mind. As soon as she is discovered by the workers, the ant is taken away and dumped far away from the colony. It seems extreme, but this is the reason why. After a while, the fruiting body of the Cordyceps erupts from the ant's head. It can take 3 weeks to grow, and when finished, the deadly spores will burst from its tip. Then, any ant in the vicinity will be in serious risk of death. The fungus is so virulent, it can wipe out whole colonies of ants. And it's not just ants that fall victims to this killer. In questo caso, è stato il fungo a causare la morte della formica dopo averne invaso l'organismo e non la morte della formica a causare in seguito la comparsa del fungo. Quello che normalmente appare come un semplice opportunista è in realtà un assassino vero e proprio. Allora, fugge nel dubbio, non sarà che viene prima del dell'organismo e poi nel momento in cui la si vede è il momento della massima invasione? Chi ci dice che sia solamente un post hoc? Il fatto che ci sia è un dato di fatto. Il fatto che sia un post hoc è un'interpretazione. Not all infections are bacteria. There are also the fungi. Viruses, smaller. Fungi, bigger. And the fungi are the connecting point from the microorganism and the animals. So they can enter in a body like a microorganism, and they can aggregate once they are inside, and they can build a big mass that has the power of an animal. La candida è un fungo molto comune, noto specialmente alle donne che a volte sviluppano un'infezione fungina nei loro organi sessuali. The vagina is a muscular canal that leads from the outside of the body to the uterus. The warmth and moisture of this canal create a perfect environment for microorganisms to breed. For example, bacteria called lactobacilli, which are naturally present in the vagina, coexist with a yeast fungus called Candida albicans. Normally, the lactobacilli create an acidic environment that keeps the natural yeast population in balance. However, when conditions within the vagina change that either decrease the numbers of lactobacilli or decrease the acidity, these yeast fungi begin to multiply.
Normalmente il sistema immunitario tiene bada la sua crescita, impedendole di stabilire delle colonie permanenti. Questo è un leucocita o globulo bianco che si accorge della presenza di un fungo, lo avvolge e lentamente lo rimette uccidendo. Se però le difese immunitarie dell'individuo per un qualunque motivo sono più basse del normale, la candida può riuscire ad aggregarsi e riprodursi praticamente ovunque nel corpo umano. Il momento in cui un fungo entra dentro il tessuto, la parte interna dell'organismo, si chiama la candidosi intima, evoca una reazione di tipo immunitario cellulare che porta alla formazione del tumore. Il tumore, secondo me, sarebbe quindi l'insieme dell'invasione fungina più la reazione cellulare che l'organismo mette in campo. In altre parole, quello che noi chiamiamo tumore non sarebbe affatto una replicazione impazzita delle nostre cellule, ma una difesa lucida e disperata messa in atto dai nostri organi che cercano di respingere l'aggressione della colonia fungina. Sempre secondo Simoncini, le metastasi non sono delle cellule tumorali che lasciano l'organo malato per andare a riprodursi altrove, ma sono piccoli gruppi di funghi che appartengono al tumore primario e finiscono nel flusso sanguigno durante le biopsie o le operazioni chirurgiche vere e proprie. Questi gruppi di funghi si fermano nel luogo che trovano più opportuno e si preparano ad approfittare di un organismo già debilitato, in attesa di stabilire, appena possibile, una nuova colonia. Una volta iniziato questo processo invasivo, diventa necessario ristabilire al più presto la massima efficienza del sistema immunitario. Se invece al paziente vengono somministrati chemioterapici, questi non faranno che accelerare la distruzione delle sue difese naturali, poiché questi composti uccidono indiscriminatamente sia le cellule malate che quelle sane. Se quindi la chemioterapia è in grado di prolungare di qualche mese la sopravvivenza, rende impossibile la ricostruzione delle difese naturali dell'organismo, che è destinato prima o poi a soccombere all'assalto multiplo delle colonie fungine. Per verificare questa sua teoria, Tullio Simoncini pensò di combattere il cancro con il bicarbonato di sodio. Sodium bicarbonate is the strongest substance against fungi. They cannot adapt to a salt because it is not a complex substance. That's why the antifungal drug, today's antifungal drugs are ineffective because the fungi can adapt themselves in 3-4 days. For a fungus, you give an antifungal drug, you can kill the first layer, but the second layer they get used and they eat. Yes. Drugs, chemotherapy, everything. Gennaro San Germano è uno dei primi pazienti mai curati da Simoncini con il bicarbonato. Nel 1983 gli fu diagnosticato un tumore terminale al polmone e gli furono dati solo pochi mesi di vita. Nel 2006, dopo 23 anni, ha concesso questa intervista. Buonasera, io mi chiamo Massimo. Mi sembra di parlare con una persona molto fortunata, mi sembra di capire, giusto? Sì, molto fortunato, veramente. Sono stato fortunato, ma grazie a te, dottore, che ho incontrato con fortuna perché mi hanno detto che dovevo fare altro di copre. Ah. Perché la macchia si stava per via, poi sono andata alla visita. Ah. E ci ha messo, mi diceva la moglie, ci ha messo 8-9 mesi a guarire. Sì, molto 9 mesi. Però si è andato via tutto il tumore. Sì, ben grazie a Dio, sì, che ha ritrovato, che è andato via. Non credo, però a me è andato bene. Lei è l'infa, dice, sta punto. Ma gli ha detto che ci aveva detto che è stato via, addirittura. Lei non ha fatto nessun'altra cura insieme a Simoncini, cioè lei è sicuro che l'ha guarita questa cosa qua? Sì. Non ha fatto niente. La cura di Simoncini, non sono andato. Adesso solo che qui qualche volta qualche raffreddore, la febbre, ma l'hanno altro mese. Vabbè, chiaro, normale. Allora con la cura là non l'ha fatta solo lui. Non l'ha fatto niente insieme. No. Dopo i primi successi, Simoncini chiese di presentare la sua documentazione al Ministero della Sanità, sperando che la terapia venisse sottoposta a test clinici basati su regolari protocolli scientifici. Non solo non ricevette risposta, ma fu radiato dall'ordine dei medici per avere somministrato ai pazienti il bicarbonato di sodio. Diceva, motivazione, pratica sprovvista di fondamento scientifico e non praticata in Italia. Illegale, proverbia.
È una motivazione che resta difficile da capire, visto che l'uso del bicarbonato contro i tumori è suggerito anche dagli antichi libri di medicina orientale. Alkali of strong potency should be used in diseases arising from anola, schlesma, meda, cancerous growths, and such others which are very difficult to cure. Questo libro ha più di 1000 anni. Subito dopo, il dottor Simoncini fu fatto bersaglio di una campagna di discredito sui più importanti media nazionali, nella quale veniva dipinto come un ciarlatano ed un truffatore senza scrupoli. Amici di Striscia, oggi vi parleremo di un personaggio che dice di curare i tumori con il bicarbonato. Seguiteci. Buonasera, Jimmy Ghioni, Striscia la Notizia. Come va? Niente. Senta, ma com'è questa storia del bicarbonato? Ci può raccontare com'è che si curano i tumori con il bicarbonato? Eh? E ci può raccontare un po' com'è questa storia? Se basta il bicarbonato per curare i tumori. Aspetti che devi dicendo. No, aspetti, devi... No, aspetti che dicendo. Ma perché fa così? In seguito Simoncini si ritrovò accusato per la morte di alcuni pazienti che avevano seguito la sua terapia, venendo condannato in un caso a 3 anni per omicidio colposo. Tutto falso, eh? Tutto I media falso. Si impadronirono immediatamente della notizia e diedero il colpo mortale alla sua reputazione. Professor Francesco Cognetti, direttore scientifico dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Regina Elena di Roma, uno dei più importanti oncologi italiani. No, perché quando parliamo di medicina e anche di cure innovative bisogna stare attenti. Dice quest'uomo, sto Simoncini, è un fungo, il tumore è un fungo e si cura col bicarbonato di sodio, l'impressione immediata di un grande medico. Beh, una tesi bizzarra, voler essere ottimisti, voler essere sensazione che ci siano rapporti tra infezioni fungine e neoplasie, né tantomeno che i funghi siano l'unica causa di cancro, come sostenuto dal dottor Simoncini. Possiamo dire con assoluta certezza che il bicarbonato di sodio al tumore purtroppo non gli fa nulla, se no sarebbe stato assolutamente nulla, ma può essere, devo dire, anche pericoloso, perché se somministrato a dosi importanti può determinare squilibri metabolici importantissimi che possono compromettere la funzione renale, la funzione respiratoria, la funzione cardiaca, cerebrale. È un farmaco che, se somministrato a dosi importanti, può determinare anche... Quali sono le dosi importanti? Il paradosso è che Simoncini non è affatto un medico alternativo, comunque contrario al sistema, ma forse è più allopatico ed ortodosso di tutti. Io penso che la strada per far fuori il fungo dentro, fuori, e anche il tumore, sia quella di concepire degli antifungini a cascata sequenziale. Il concetto in chemioterapia esiste, le terapie sequenziali fatte a cicli, eccetera, eccetera. Perché bisognerebbe scogitare gli antifungini che sono efficaci in un primo momento, come il fungo varia, cambiare l'antifungino in funzione della variazione del fungo e così stanno dietro secondo le variazioni, però dovrebbero venire in campo le case farmaceutiche. Guadagneranno la carta di sono la casa farmaceutica nazionale che fa, vede il pericolo della... dell'azzeramento dei chemioterapi eccetera, e fa guerra, fa terreno bruciato a tutti, chi dice qualsiasi cosa che taglia il collo. Nel frattempo Tullio Simoncini ha messo a punto diverse tecniche per l'utilizzo di speciali cateteri che permettono di somministrare il bicarbonato direttamente nelle vicinanze del tumore, ottenendo così la massima efficacia con la minima dose necessaria. Sodium bicarbonate is effective if you can put in contact the sodium bicarbonate with the cancer. So, if you want to reach the prostate cancer, you have to locate before a catheter in the pudenda artery that reaches the prostate. Then you can administer through a port cat connected to the catheter the sodium bicarbonate directly to the prostate and kill fungi, because the concentration of the salt is very high because you used the artery that is directly feeding the organ. Instead, for the cavities, pleura, peritoneum, you have to locate a transperitoneal or a pleural catheter. Although considered only anecdotal material and not scientific evidence, there are now dozens of fully documented testimonies which appear on Dr. Simoncini's website that seem to support the validity of his innovative approach to cancer.
This therapy that you're talking about, sodium bicarbonate delivered via a catheter to a tumor site, where's the harm? It seems very, very harmless. They're not potent, dangerous medicines. No, it's not dangerous because there is a remote possibility of infection. But there is the life, on the other hand. And then there are some type of cancer. Breast cancer doesn't need the catheter. Bladder cancer, brain cancer, breast and bladder cancer with the sodium bicarbonate can heal in 99% without surgery, without chemotherapy, without radiotherapy, and left the organs there. Il dottor Simoncini è convinto che anche i tumori della pelle siano causati da un fungo e suggerisce di trattarli con la tintura di iodio, seguendo una precisa procedura che richiede diversi cicli di applicazioni a seconda dei casi. And the cancer is gone? Totally gone. For the first time, I feel like I got my life back again. Purtroppo non tutti i tumori possono essere raggiunti con facilità e combattuti con la stessa efficacia. Le ossa, ad esempio, sono scarsamente irrorate ed è spesso difficile farvi arrivare le quantità di bicarbonato necessarie a sconfiggere le più voluminose colonie fungine. L'ultima testimonianza è riservata ad una persona che si è venuta a trovare contemporaneamente sui due lati della barricata, un medico che si è ammalato di cancro. Mi chiamo Carmelo Lombardo. Di mestiere? Mestiere faccio il medico. Dopo che gli fu rimosso un tumore al colon, il dottor Lombardo scoprì di avere delle metastasi al fegato. Poco prima dell'operazione al fegato, scoprì che il cancro aveva già raggiunto ciascuno dei polmoni. Quando sono stato operato la mia carica, ho detto, però, mentre avevo preso 9 anni e mezzo, 2 anni, forse. Dopo l'operazione al fegato, il dottor Lombardo venne a conoscenza della terapia di Simoncini e decise di utilizzare i cateteri che erano già stati posizionati per la chemioterapia per introdurvi invece la soluzione di bicarbonato di sodio. Quindi lei aveva il porto? Allora, vogliamo concludere un attimino. C'è una nuova, quindi, un nuovo modo di vedere le cose. Speriamo che si riesca a trovare una soluzione. Ma la soluzione purtroppo è difficile perché il potere ha in mano tutti i mezzi per bloccare ogni ideologia, ogni pensiero. E i mezzi di informazione non sono nelle mani di chi ha le idee. Quindi è una lotta molto difficile, perché specialmente poi nei paesi occidentali è tutto sotto controllo. I paesi peggiori sono Stati Uniti, Inghilterra, Francia, Canada, Australia, dove c'è un controllo terribile sulle persone. In Inghilterra, per esempio, se uno deve comprare una siringa, deve farsi fare la ricetta del medico. È una piovra terribile che tiene in mano in ostaggio la salute di tante persone. Esiste però un tumore, perché con i casi che io ho portato, la teoria, eccetera, se ci fosse stata la volontà di aiutare la gente, cosa si faceva? Si vedeva, mi si chiamava, anche senza fare sperimentazioni roboanti, in camera caritatis, si vedeva se funzionava, perché non farlo? Però non c'è questa cortina, gli ordini dei medici, che purtroppo tagliano il collo a chi ha belle nuove. Poi c'è le università che sono state costruite solo per dare medicinali, ci stanno i politici che fanno leggi in funzione del potere. È una situazione di informazione che sta in mano a chi ha denaro e il potere. Però esiste un tumore che può fare la differenza con il sistema. Davide e Golia, il tumore della vescica. Io spero che nel futuro qualche buona persona di qualche stato, e ce ne stanno le possibilità in questo momento, mi faccia fare una sperimentazione sul tumore della vescica, ma non sui tumori iniziali, su quelli recidivati, plurirecidivati e proposti per la cistectomia. Il mio metodo guarisce quasi tutti. In quel modo, se mi fa fare io riesco a fare questa sperimentazione, allora avremo la possibilità di vedere la caduta degli dèi e liberare la povera gente da questa infamia. In Sud America? Non è in Sud America. Sud America, purtroppo, i sudamericani vogliono fare molto, ma che c'hanno i sudamericani? Che sono un po' semi spagnoli.
con un sudamericano gli dicono di sì, però lì c'è sempre la corruttela, il compare, non dico compare con Mao, però quando è il dunque, io credo che la cosa dovrebbe venire fuori o da qualche paese povero europeo o da qualche povero paese africano, dove non hanno l'interesse perché non possono pagare le chemioterapie. No Cuba, non Cuba perché Cuba è un falso per l'Escozur che è una bufala, non ho visto mai una persona, è un falso perché Cuba c'è uno standard di vita, una qualità di vita che permette solo la corruzione. Io quando feci conferenze a Cuba arrivai nel cuore con l'epistemologo, con il capo dell'oncologia, della farmacologia, però il ministro con l'uso non ha permesso, Cuba è tabù, tutta una bufala. Credo in qualche stato africano o ancora meglio in qualche stato europeo, non ricco, io ho i contatti, spero di farlo, perché se mi danno questa possibilità io in 3 mesi ho smascherato il sistema, perché quello è il tallone d'Achille del sistema, il tumore della chiusura, perché si fa presto, in 3 mesi guariscono. Costa poco, con 30, 40, 50 euro si fa. Le persone non devono fare chissà che, quindi è anche facile farlo accettare. Però che Dio ci aiuti, perché sarebbe la fine del mondo, perché dopo quello c'è un effetto domino in cui salterebbe prima l'oncologia, poi salta la diabetologia, le malattie del ricambio, le pressioni, il cuore, tutto è buono. Quasi, quasi tutto è buono. Non ho paura che mi salta. No, ma adesso perché in fondo io sono una persona, no, è difficile perché io in fondo, è vero, sì, questo c'è un'idea nuova, scoccia, la gente, tutto il mondo incomincia a percepire, a me quando mi scrivono dicono finalmente una luce, che almeno c'è una spiegazione logica, però non sono un pericolo perché l'informazione che non c'ho in mano, non c'ho un flusso fuori dell'Italia, sto parlando di Italia perché in Italia non posso agire, fuori posso agire perché c'è uno Stato che mi ha dato la licenza. Per cui sono iscritto regolarmente a un ordine di medici, non ho problemi, però non ho quel flusso omogeneo. Allora, quindi io in fondo sono un pericolo grosso a livello teorico, ma all'atto pratico purtroppo c'è la famosa Beata Vegus. E voi vedete, una persona che si trova con un tumore, la prima cosa è che entra nel panico. E cosa fa? Può andare da un povero sclauso imbecille perseguitato come me, che c'ha nemmeno da dove metterla. Chiaro che la prima cosa è mamma nel santuario, dove ci stanno i tacchini. Dove c'è il sistema che ti protegge, dove ti fanno tutto, capito? E quello è un brutto, però, momento. Non è detto. Io credo che siamo vicini al trigger point, al grilletto, che se capita a chi succede, veramente il 2012 è l'arma che dorma. Posso chiedere una cosa? Sì. Che è l'unica cosa che non capisco da tutta questa sua spiegazione. Ma come mai prima no e adesso ce ne sono così tanti? Cioè si muore solo di tumore. Cioè sto fungo prima non c'è. No, c'è sempre stato. Allora. Cioè, ma prima i vecchi arrivano. Ma erano di meno, molti di meno. Però ci arrivavano adesso a 40, 30, 20. Ma perché? Perché, perché c'è una incontaminazione, diciamo un'endemia mondiale. Eppure tutto più sterilizzato. Ma quelle sono favole di sterilizzazione. Allora guardate, vi do alcuni dati. Quando io mi dicono, faccio le conferenze e mi dicono qual è un primo modo per tutelarsi per non farsi venire i tumori. Paradossalmente, anche se io sono un convenzionale, prima cosa che dico, stare lontano da medici e medicinali. Guardate qual è la curva di vendita dei medicinali negli ultimi 40 anni. Qual è la curva dei tumori negli ultimi 40 anni? C'è qualcosa che non quadra. Perché i medicinali indeboliscono l'organismo. I medicinali per il diabete, per la pressione, per il cuore, dilatano, sedano, dilatano, la persona va in congestione e quindi attaccano. È vero pure che uno quando ci stiamo adattando ad andare in un'età più avanzata e le persone possono essere debilitate in certi momenti, si attecchisce, ci stanno tanti motivi,
però non ce n'è nessuno di quelli veri, perché il problema è che c'è una contaminazione mondiale, come quando c'era la sifilide, dicevano tanta endemica, così per tanto è un parassita opportunista, che vuol dire opportunista? Non è opportunista, per questo motivo. Cioè, qui ci sarebbe da discutere fino a non so quanto. Io spero di fare un'altra edizione del libro, ma prima di tutto di fare questa sperimentazione, così che ne vedremo delle belle. In ogni caso, io spero di avervi dato qualche indicazione. Scusi, prego. Una domanda, posso? Vai. Ce la fanno anche qua dalla diretta. Lei pensa che l'alimentazione con l'aumento proprio dei tumori che denunciava la signora poco fa potrebbe essere uno stretto legame? E come mai secondo lei molti che parlano della cura dei tumori arrivano a parlare di un'alimentazione di tipo crudista piuttosto che un'alimentazione corretta? Perché la teoria convenzionale è una bufala. Le teorie alternative convenzionali sono bufale. La storia dell'alimentazione è una scusa degli alternativi per vendere, non c'entra niente col tumore. E quando faccio le conferenze negli Stati Uniti, dove c'è la grande percentuale di crudisti, naturalisti, vegetisti, psicopositivisti, imbecillisti, ce ne stanno tutti con lui, che arrivano da lì, ma fate finire per esempio di persone. Non lo conosco, chi è? Camber ha fatto degli studi che ha fatto le China Study, degli studi in Cina, in cui ha rilevato appunto che qualunque proteina di derivazione animale potesse essere neurotossica per l'organismo. Degli studi sperimentati con statistiche. Ma le statistiche, lascio perdere le statistiche, con la stessa statistica le posso dimostrare una cosa è l'esatto contrario. Io che ci sia un discorso di tossicosi di che tipo di proteine? Proteine animali, ma selezionate, diciamo, oppure date solamente con degli alimenti? Se la proteina, non so, una proteina qualsiasi. Le proteine contenute nella carne. Le ha prese, estratte dalla carne, le ha date? No, le hanno fatto mangiare carne, tolto carne a delle selezioni di popolazioni e hanno fatto vedere che quelle in cui avevano una vita più longeva e con meno patologie. Secondo me questi studi sono tutti che scappati per anni, basta che ci sono altri mille motivi. Ma sono anche a livello chimico. Ma anche a livello chimico, come fa a fare una proteina su un sale che va dentro, c'è un assorbimento cellulare, come fa a fare? Quello è fumo. La proteina, non prendete lo zucchero, perché lo zucchero nutre il cancro in quanto a livello del mitocondrio. No, sembra che la cellula tumorale si cibi tre volte tanto di glucosio e venga protetta dall'acido lattico. Quindi è ragionevole pensare nel suo caso che lei, dando bicarbonato in quella zona, portando l'ambiente da acido a basico, ottenga questi risultati. A me sembra plausibile questo. Però mi sembra plausibile anche che quando io immetto nel flusso sanguigno dei nutrienti che casomai mi provocano appunto un'acidificazione dell'ambiente in generale o un aumento dell'acido lattico, io la mia cellula tumorale che casomai posso avere in giro può essere ancora più protetta. Allora, ma lei ha cominciato e quindi dicendo, non attaccata dal mio sistema. Lei ha cominciato dicendo, perché è stato visto che la cellula tumorale pare che si cibi tre volte maggiormente di questo di quella normale, la cellula tumorale. Allora, io le dico questo è un dato, come lei ha visto. Io le dico questo. Dio esiste. Scusi, ma Dio esiste, per cui chiunque pecca, chiunque va o commette adulterio, chiunque fa, succede tarata, 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 e tutta una serie di conseguenze politiche che sono vere. Il problema è se Dio esiste. Esiste, secondo lei. Mi scusi. Un attimo, sto rispondendo alle foto, volevo solo lei. Quindi quando dice perché la cellula tumorale si nutre, lei conosce la cellula tumorale? No. Signorina mia, non personalmente, grazie. No, non la conosce nessuno, perché non è stata scoperta, quindi lei mi sta dicendo tutta una teoria basata su un soggetto sconosciuto. No, è un ragionamento. No, i ragionamenti guardi che se lei parla con i teologi, lei perde sicuramente. Io ci ho parlato tante volte con vescovi, cardinali, anche, lei perde sempre, però il problema è che l'inizio non funziona, perché la cellula tumorale è uguale, quindi qui non c'è cellula tumorale. Lei sta facendo un discorso
è una patologia. Cioè, come dice, no, mi faccia capire, come non c'è cellula tumorale? Non esiste cellula tumorale. Qual è? Allora, mettiamo che esiste, no, ma vuole definire. Lei, se ho capito bene, mi corregga se sbaglio. Lei considera il cancro come una reazione, ok, del tessuto a questo attacco fungino. No, ha capito male. Il cancro è la somma tra l'invasione e la reazione, non è solo la reazione. Okay, quando uno ha un ascesso e c'ha lo stafilococco, l'ascesso è la reazione ad un'invasione di un batterio. Lei le dà la penicillina, il batterio muore, la cellula si sgonfia. Okay. Quindi non c'entra niente se le mangia zuccheri, proteine, farro, niente, c'entra niente, carne. Lei deve solamente ammazzare il fungo e il batterio. Sì, però quando esiste questa formazione, quella formazione è fatta di cellule, no? Quelle cose che noi abbiamo visto. Sì, ma però in un ascesso che c'entra che lei mangia zucchero o non mangia zucchero? Ah, cioè quando perché io metto qualcosa nel flusso sanguigno, quello va in tutto il corpo. Quello che dicono queste persone è che il fungo, la candida in quanto tale, è ghiotta di sostanze zuccherine. Io potrei dire altrettanto che non è vero, perché non è né dimostrabile. Io ai pazienti miei ho dato sempre chili di zucchero perché hanno bisogno di energia. Allora, se lei mangia un maiale e mangia il prosciutto, lei sta mangiando il prosciutto, chiaro? O sta mangiando una braciola di maiale? Se il maiale ha mangiato le ghiande, l'erba, il verme, ha bevuto più, però lei non interessa niente, lei si mangia la bistecca. Il fungo si mangia il tessuto. Se lei quello ha mangiato zuccheri, latte, che non gli interessa niente, si mangia il tessuto. Anzi, più fa una dieta povera, più lo attacca e più la si indebolisce. Lei conti che la prima fonte di energia pulita quando una persona ha un tumore allo stomaco, ha un tumore al fegato, è lo zucchero. Poi il fatto che ci sia l'analogia che quando si fa la pette c'è il fruttosio che viene, sono altri discorsi, ma sono così, campati per aria. La dieta non c'entra, se uno ha una polmonite non c'entra niente la dieta. Se uno ha un'infezione, e questa è un'infezione per me, seguendo il mio discorso, ma se lei segue il suo discorso ci può avere pure ragione, però seguendo il mio non c'entra niente la dieta, seguendo il mio, tant'è che le persone che fanno la dieta quando alla fine si trovano i tumori grossi così, lo stesso, allora non funziona sta storia. Quante diete ci stanno? Lei quante ne conosci di diete? 250.000, possibile che ci hanno tutti ragione? Non credo. Ma non si parlava di dieta, si parlava di alimentazione. La dieta è una cosa, alimentarsi è un'altra. Partendo da questo presupposto, anche Gerson in America tempo fa, radiato dall'albo dei medici, sperimentava pure sul cancro documentate riuscite con un'alimentazione crudista e lavaggi al colon con la caffeina. Poi, scusi, volevo dire solo una cosa, come ci sono tanti che dicono che Dio esiste, nessuno però può dimostrare che Dio non esiste, quindi mi sembra un paragone, tanto per farle capire, perché se no uno se non c'ha nemmeno un indice di riferimento per quello che fa capire, questo è giusto, però se tu parti da qualche cosa di sconosciuto, come fai a dire delle cose? È meglio che ti stai zitto, non puoi dire io questa tesi che non esiste, che non sai chi è, e continui a... Se noi vogliamo parlare degli abitanti di Andromeda, e viene un professore universitario a parlarmi degli abitanti di Andromeda e comincia a descrivermi i gusti, l'ho fatto, che ipotizza, però li conosci? No. E allora che parliamo, scusa? Cosa dobbiamo parlare se non li conosci gli abitanti di Andromeda? Mi parli della cellula, la conosci? No. Allora che vogliamo parlare? Sono, diciamo, ipotesi. Io ho una mia idea. Quella, cioè, gli altri possono dire quello che vogliono, ma non stiamo nel campo della veridicità, siamo nel campo così. Quindi secondo lei anche la terapia di Gerson è una bufala inventata? No, io tutti i pazienti che ho visto della terapia di Gerson l'ho visto tutti poveri miserabili, che vengono tutti smarriti, smutti e indeboliti. Poi, quindi non ha mai funzionato, c'hanno la clinica lì in Messico, che è una super bufala. Ma c'è un'altra cosa, lei non mi può, quando c'era il collega amico con cui avevamo fatto, c'era una federazione, io facevo parte del comitato, presidente del comitato scientifico, io non è che potevo dire che io ero più bello, più buono e più bravo, dicevo, a me non interessa, mi dovete dire perché questa terapia voi la fate, giusto? Per qual è l'idea per cui la fate? È chiaro che Gerson
si riallaccia la teoria della cellula, perché disintossicando, redox, tutte quelle robe lì che si capiscono quest'anno, si associa alla teoria cellulare, giusto? Che è una bufala per me, ma è dimostrata. Se dovessi scegliere io una teoria cellulare, sceglierei la medicina convenzionale, che ha mezzi più potenti almeno per studiarla, non l'alternativo che lo scimmiotta ma non c'ha niente in mano. Quindi questo vanno gli alternativi spesso, scimmiottano una cosa ma non avendo niente in mano. Poi anche, posso anche dire, va bene, non c'hai teoria però c'hai i risultati, me li mostri questi risultati. Se lei va a vedere Gerson, lei vede Gerson, la B17, la Di Bella, il DMSO, poi che qual era quell'altro che stava giù in Messico, c'era un altro che c'era un sacco di risultati, il cesio cloruro. Lei se va a vedere, a scandagliare le cose, lei vede che ci stanno tantissime persone che sono state bene, che andrebbero investigate, ma non c'è mai un attacco in rete prima e dopo, non c'è mai una risonanza in rete prima e dopo, non c'è mai un'ecografia in rete prima o dopo. Quello sta bene perché sta bene, non significa che la teoria, che la terapia funzioni. Alla Gerson, dove uno non va a mangiare, è chiaro, oppure fa la Huda Clark, o fa la Bechansky, oppure fa la Brois, oppure fa quello che vuoi, che succede? Che un povero disgraziato che ha fatto qualche ciclo di chenio si presenta da questi che gli danno qualche vitamina, qualche cosa, quindi giustamente si rialano già non facendo chenio. Non ha funzionato niente. È l'illusione. Gerson non c'è un caso, credo. Non c'è un caso. Se le va a vedere, non c'è un caso. Di Bella, non c'è un caso, credo. Allora qui ci prendiamo in giro. A me, se viene qualcuno, mi porta tre tac, tre risonanze prima e dopo nel giro di qualche mese, allora già comincia a parlare. Ma se non mi dice che sta bene, questo non vale. E le dico che tante persone sono anche fraudolente, perché vanno a prendere in giro le persone. Non si può andare avanti così, dando tutte queste storie delle diete, delle vitamine, parlo dei tumori, quando non ci stanno risultati. Io vi faccio l'esempio più classico. Io una volta stavo a Madrid per una conferenza, sempre no, un'altra conferenza, mi chiamano ai miei amici di Barcellona, eccetera. Vieni tu, domani c'è una conferenza famosa. Il professor Assergi, un indiano, c'ha una quantità di persone guarite indescrivibile, sui siti, sulle cose. Dico, mamma mia, sei sicuro? Ma che fa? Fa là? C'ha l'omeopatia, non so a che dosi, non so che fai, ma che fa l'urticaria tormentosa? Dicevo io, no, tanta, perché qua non mi dicono queste cose, ma abbiamo sentito che l'urticaria tormentosa, perché questi tormentano le persone. Vado lì, no, perché se basta pure con le bufale dall'alternativo, perché sennò qui lei che l'alternativo c'ha sempre ragione, cioè su un milione di alternativi ce ne stanno 999.000 che dicono cretinale e non sanno quello che dicono. Almeno il convenzionale sa fare una diagnosi, te devi fare un'operazione, te la fa, devi fare un'ecografia, te la sa fare. Questi non sanno niente nemmeno. Comunque, stato lì, mi si presenta il figlio la sera e mi dice: ah, tu sei il dottor Simoncini? Sì, va bene, ma ho saputo che insomma c'hai grossi risultati. Cioè sì, e che risultati c'hai? Cioè, beh, diciamo che noi ci abbiamo in 11, ci abbiamo una ventina di cliniche, 11 erano quelli della maglia, quindi 20 di cliniche, diciamo, vediamo tantissimi pazienti e ne guariamo tantissimi. Meno male. Dico, ma che percentuale avete per i tumori del polmone? 25%, dice, non è molto. No, complimenti, 25% è tanto di tumore al polmone. E quanti tumori al polmone vedete? Beh, nelle nostre cliniche vediamo circa 250 tumori al polmone al mese. Se uno più uno fa due, il 25% di 250, tanto per andare per le spicce, sono 50 persone a settimana, giusto? Al mese, diciamo, scusate, al mese guarito. Vabbè, ma questi sono ragazzi, forse che ci avessero qualcosa di lungino che io non conosco, perché poi se io posso cerco sempre di vedere se c'è un'alternativa e la provo, poi certo se non funziona devo tornare indietro, perché io non sono precluso, anzi, per carità. A un certo punto questi Dio ha voluto che io, la conferenza che io dovevo fare, e c'erano tante persone, migliaia di persone, fosse dopo la conferenza di questo professore a Sergi. Io vado lì alla sala della conferenza, ci viene un po' prima, così lo vedi. Io sono andato lì e stavano cominciando a far vedere la casistica dei casi guariti. E ho visto un caso del 1990, perché è una persona anziana questo,
l'altro caso del 97, qualcuno dubbio, c'era una decina di casi, non è possibile che se questi siamo 50 casi al mese, di cui vedo 4-5 casi spelacchiati, che nemmeno si sa se sono tumori, nemmeno ben documentati, questo vi fa vedere come la gente froda. Quelli erano convinti, io quanto sono alzato sul palco, pertanto, ma vogliamo partire a prendere in giro le persone? Non si può andare avanti così. Ma non si può nemmeno andare avanti a prendere in giro le persone con le chiede. Non mangiare questo, mangiare quello, ma chi te l'ha mai raccontato? Ma chi te l'ha mai detto? Non è decidibile. Allora questa gente si auto, diciamo, investe di potere, non mangiare quello, mangiare il coraggio, ti vuoi disgraziare, vanno a vedere i fatti. Quindi state attenti, perché la regina francese, quando andava sul pontile di Napoli, per fare una cosa corretta con i napoletani, una cosa carina, voleva parlare mezzo italiano e mezzo francese, e disse, e voilà, ma a Napoli c'è il mare, no? Quindi abbiamo l'alternativi, convenzionale alternativi, passando diceva, e voilà, merde qua e merde là, capito come funziona? Stiamoci attenti, cioè mar da una parte e mar dall'altra. Beh, il mio non era comunque un discorso così semplicistico, io stavo ragionando intanto su quello che io l'ho vista per la prima volta appunto 3 anni fa in questo documentario di Mazzucco, e quindi mi interessava molto e sono contenta di essere venuta a sentire dalla sua viva voce la spiegazione. Non era una, così una cosa semplicistica, dieta di qua, dieta di là, era solo ragionare sul fatto che io da quando nasco a quando muoio mangio 3 volte al giorno e tutto quello che metto nel mio sangue va a finire in tutte le cellule del mio corpo. Quindi, diciamo così, partendo da quello che lei ha osservato, cioè che portando, ho detto banalmente, mi perdoni se ho detto così, portando l'ambiente da acido a basico, ma la cosa è più complicata, insomma è più complessa come lei l'ha descritta. In ogni caso, partendo da lì, volevo cercare se c'era un punto di contatto, perché tanto voi scienziati studiosi che siete contro questo sistema, che avete capito, no, come funziona lì in ambito ufficiale, istituzionale la cosa, se non vi mettete insieme, se non portate avanti delle ricerche in collaborazione, sarà dura, perché anche il bicarbonato non è una molecola brevettabile. E quindi lei forse prima diceva, ma se loro studiano farmaci sequenziali per cui il fungo viene seguito nella sua evoluzione, allora lì possono anche guadagnare qualche soldo, detto molto terra a terra. Ma credo che non siano interessati in questi termini, quando, come lei ben sa, i farmaci chemioterapici costano migliaia di euro a confezione. Io sono d'accordo per la cosa. Era di trovare un punto di contatto tra tutti coloro, persone serie naturalmente, e ce n'è in Italia, non che non sì, c'è. Ma il punto di contatto deve essere prima di tutto a livello teorico. Ma sì, ma su base scientifica. Ma no, non lasciamo mettere le parolone, su base teorica. Allora, se andiamo, tocchiamo il discorso dell'antiacido, è chiaro che io dico una mia posizione, poi la può accettare o non accettare. Io sono abituato a dire la posizione mia chiara, così lei può giudicarla. Perché se lei mi dice la sua idea è bianca o nera, io le dico grigia, le dico niente. Per me è così. L'acido e l'alcalino è una stupidaggine teorica. Non esiste il tumore, non c'entra niente con l'acido. Mi scusi, però adesso lei sembra... La sua relazione è stata bella, corretta e tutto, però mi sembra che dalle ultime domande pare che l'unica cura per il cancro, e lo notano anche quelli che sono collegati con noi, sia la sua, e tutte le altre sono tutte fandonie. Mi sembra. È l'unico che ha risultati comunque. È l'unico che c'ha un'idea. Io faccio 4 mestiere, però a volte mi trovo con gente che mi dice lo sei solo te. Ragazzi, sono i risultati che contano, ma anche le idee. No, ma però scusi, l'idea, la domanda che vorrei farle è quella. Secondo lei, secondo la sua esperienza, qual è la causa del cancro? Non per, qual è la causa per cui
persone si ammalano e persone no. Qual è il motivo? Può essere l'alimentazione, può essere l'acidificazione dell'organismo, ha detto di no, ma secondo lei qual è la causa? Causa del cancro. Però se voi mi avete chiamato qui, no, no. Devo dire le mie idee, non vi posso dire quelle degli altri. No, secondo lei, no. Un momento, se io le dico le idee degli altri, se lei mi chiede, lei può anche contestarmi, per carità, può anche non essere d'accordo, poi io me ne vado, lei se fa le due deduzioni e continua a fare quello che vuole, mica le dico che lei non deve mangiare per forza la carne, aspetti un attimo. Sapere se si può prevenire. Ma aspetti un attimo, andiamo avanti. Sì, andiamo per gradi. Allora, no, l'alcalinità. L'alcalinità. Sì, andiamo, la causa del cancro è il fungo. Il fungo. Fine. Esistono cause, poi dopo andiamo a andare. Esistono cause eziologiche e concause. Nel tumore la causa eziologica si distingue dalla concausa perché è necessaria e sufficiente. Cosa significa necessaria e sufficiente? Che da sola può determinare la malattia. La concausa è necessaria ma non è sufficiente perché da sola non la determina. Chi mangia male non è detto che gli venga il cancro. Ci sono tante persone che mangiano male ma non gli viene. Chi prende i raggi non è detto che gli venga il cancro. Chi si fa inala l'asbesto e non c'entra niente, non è detto che gli venga il cancro. Chi lavora nell'industria petrolifera, non è detto che gli viene il cancro. Chi ha shock psicoemotivi, non è detto che gli viene il cancro. Chi prende il fungo e ha determinato che gli viene il cancro, è la causa necessaria e sufficiente. Quindi per me quella è la causa, come per la polmonite è lo pneumococco. Perché lo prenda? Perché prende il fungo? Ma il fungo è un'infezione, che cos'è un'infezione? Uno lo inala, lo ingoia, lo respira. Allora è strettamente legato no, all'alimentazione. No, ma è solo quello, no, solo quello, non è che inala l'alimentazione. Ma come no? Lei ha appena detto che uno il fungo lo prende quando ingoia, inala. E allora anche dentro nei cibi che sono trattati con qualsiasi schifezza di questo mondo no, è possibile che ci no, perché ci possono essere cibi. No. Che sono una schifezza di questo mondo, ma non producono il cancro se non c'è la candida. Quindi tutti quelli però, che hanno la candida potenzialmente possono sviluppare? Potenzialmente sì, perché è un'infezione. Tant'è che io ho visto tantissime donne che con la candidosi vaginale che gli è venuta per esempio un tumore al seno perché è entrato dal capezzolo. Ma ce l'abbiamo in tantissime la candida. Questo è un luogo comune che ce l'abbiamo tantissimi, ce l'abbiamo un killer come la sifilide che ce l'abbiamo tantissimi. Chiudiamo il discorso dell'alcalinizzazione. Dite perché l'Istituto Superiore di Sanità ha fatto il lavoro e tutti i lavori che escono sull'alcalinizzazione dicono alla fine, però non si sa perché agisce solo il bicarbonato di sodio, avrà qualche proprietà in più che l'alcalinizzazione, questo è scienza, uno ragiona. Se voi prendete il cesio cloruro, che è il più grande alcalinizzante dell'essere umano che si può prendere, voi vedete che non c'è un caso guarito, c'è solo quello che l'ha programmato che era un biologo, poi il resto non c'è stato un caso in rete, cioè voi dovete parlare anche con i risultati, come ha detto la signorina. Io vi parlo con i risultati, l'alcalinizzazione è un metodo, parlo in America, per vendere libri, per incutere alla gente, non mangiare questo, non mangiare l'altro. La dieta più importante per chi ha il tumore, ve lo dico io qual è, carne, uova, latte e roba forte, la persona deve stare intorno, no? A farla diventare come un povero stilica che non mangia e non beve. Questa è la mia idea, poi ho detto lei può fare quello che vuole. Ma scusi, ma allora lei parla di risultati. I risultati dicono che in grossa percentuale le persone che si nutrono di carne prendono il cancro. Allora, adesso se lei vuole smentire anche questi risultati, allora, i risultati dire che solo lei cura il cancro. No, io non dico che solo cura il cancro. Però sembra che è così. No, io sto dicendo la mia idea che no. Quelli che mangiano, tutti gli studi che dicono che non mangiano carne devono portare, le ripeto, per tacco, prima e dopo. Ma se me li porta io cambio idea. Mi scusi, però allora adesso non devo dire perché sono di lei prima ha fatto vedere Striscia la Notizia. Striscia la Notizia è venuta da lei e ha trovato il lei che ha diagnosticato il cancro a una persona e poi non era così. Può smentire anche questo? Jimmy Ghione quando è venuta da lei non le ha mandato una paziente alla quale lei ha diagnosticato un cancro e poi questa persona si è verificato che non aveva nessun cancro? Assolutamente no. No. Questo perché hanno detto, vede. No, ma non lo so, ce lo dicono. Ma che dico, scusi, quelli giornalisti dicono che l'ha fatto 4 mesi. Guardiamo in diretta. Assolutamente no.
quella è venuta una persona che aveva dei documenti di una patologia prostatica ben evidente. Chi l'ha detto? Questo glielo dicono a lei. Gli ho detto che mi volevano condannare in televisione perché ho parlato solo con una persona, lei ancora crede ai giornalisti. No, io non credo ai giornalisti. Me lo lasci per i giornalisti? No, se non credo neanche a lei, però. Lei può se anche non credermi, però lei mi deve fare. Ma lei, io non mica chiedo che lei deve credere a me, lei mi chiede. No, 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 scusi, lei mi dice non deve credere a questo, non deve credere a quello, non deve credere a quello. No, momento, no, Alte. Il fatto di credere ai giornalisti è un discorso diverso che la mia. Io lo sai. E dico la mia idea. Poi se lei mi vuol credere, o crede quello che dico, io lei è padrone di fare quello che vuole, io le ho risposto per quello che penso, mica le voglio cambiare la testa, fine, basta, ma la nostra storia che c'è, da mica a discutere sempre su quello che pensa lei, lei pensi quello che vuole, io vado avanti con la sua. Dica. Volevo chiedere, di che concentrazione usa il bicarbonato? 5%, la concentrazione ad alta è il 5%. E lo usi in soluzione salina oppure con la... No, no, è sempre, certo, c'è in commercio, il 5%. 5% è la soluzione, non è fisiologica se non si tampona, qui non è il discorso di capire chi crede una cosa e chi crede un'altra, io sto dicendo la mia idea, uno è padrone di crederla o no, sto cercando di dare delle spiegazioni per quello che mi sembrano logiche, l'esperienza mi dice che io dubito delle grosse idee che non sono verificate a livello medico, a livello giornalistico e a livello magistratura, cioè le mie esperienze, per cui vado avanti con quello che mi è successo a me, poi ognuno può pensare quello che vuole, di... Volevo sapere se comunque i funghi sono sempre presenti nel nostro organismo. Secondo me non dovrebbero esserlo per niente. Però anche quando sono presenti, come nel video che si mostrava prima, se il nostro organismo è capace di tenerli sotto controllo. Perché esistono le micosi superficiali, quelle in cui esistono le micosi saprofitiche che stanno lì ma non riescono a entrare. Stanno sulla porta, poi se la porta un po' si danneggia mettono le mani dentro, ci abbiamo le micosi. Quindi secondo lei la prevenzione può avvenire su questo, sulle... Ma è difficile, sull'impedire che il fungo possa attecchire. E quindi la domanda è, a parte che c'è un'altra teoria che è quella di Hammer, che il fungo viene dopo. E non è prima, e perché è sempre una questione di riempimento, no? o di necrosi. Ma lei l'ha letto Hammer, sa quello che dice Hammer? No, alcune cose, infatti le sto chiedendo per questo, perché... Perché qui ricominciamo veramente sulla metafisica. No, le sto chiedendo appunto, perché lei dice, e non so come fa a stabilire, che prima c'è il fungo del tumore, essendo due cose molto ravvicinate magari, non lo so, sto chiedendo. Guardi, quando c'è uno quando fa un'ipotesi, e fa delle verifiche, come io sono partito dalla psoriasi, poi ho fatto degli esperimenti sui funghi eccetera eccetera, sui tumori, partendo dal movimento dei bambini, allora ho dato il bicarbonato, è chiaro che una teoria nasce con una proiezione istintuale, se la teoria è avanzata nei tempi, conti che la teoria mia sta 100 anni avanti, 200 secondo quello che penso io, è chiaro che quando una teoria nasce ha le gambe che sono molli, ha bisogno di essere corroborata dai risultati, che possono essere le casistiche che gli ho fatto vedere io, che possono essere le testimonianze, che può essere il fatto che la candida esiste sempre ma sarà prima, sarà dopo, eccetera. È chiaro che questo è tutto un campo dove poi a livello ufficiale bisognerà investigare in maniera più sistematica. Per me, che ci ho avuto questa, diciamo, intuizione, e ci ho avuto risultati, viene prima. Poi, se vogliamo una verifica canonica, classica, sistematica, c'è bisogno che entrino in campo tutti gli apparati scientifico epistemologici. Quando hanno cominciato nel 1360, il medico padovano Fracastoro disse: non so perché, ma mi sembra che queste epidemie ci siano dei seminaria. Aveva intuito le infezioni. Poi ci sono avuti 600 anni per commercializzare la penicillina. Se lei chiedeva a Fracastoro: ma tu come fai a dire che esiste questa cosa? Quello poveraccio si trovava così, come me trovo io. Ma io no, perché c'ho pure i casi, c'ho tutta... Però è antiscientifico per una teoria nuova a chiedere tutti i dati corroboranti. Ma infatti non sta chiedendo. Ma me l'aveva chiesto questo. No. Cioè, come fa a dire che viene prima? Per me viene prima perché la causa. Sì. A livello intuitivo, a livello... Poi certo, uno potrebbe dire quello che non abbiamo ancora una corroborazione ufficiale, sono d'accordo.
questo sono d'accordo pure io, infatti questo è il tallone d'Achille, ma sempre in una prospettiva di indagine ufficiale, perché esiste pure un'indagine mentale, teorica, esiste anche un'intelligenza pura, mica esistono solamente quelli che stanno a fare i giochetti dentro i vetrini. Sì, ci vuole più per lui. Io sono più d'accordo che poi alla fine la medicina convenzionale ci dovrà dare il là di tutto, perché noi dobbiamo avere un senso di riproduzione, di comunicazione delle cose. Dobbiamo essere scientifici. È la medicina convenzionale quella che ci darà noi la vincita definitiva sul tumore. Non sono le chiacchiere. Quello che bevo e quello che mangio. È la medicina convenzionale, secondo me. A livello di candida potrebbe essere utile delle levande a base di glucosio? A livello preventivo sì, io sinceramente a livello generale è difficile, se non posso fare sempre le prevenzioni. La cosa principale è evitare di avvelenarsi con medicine. La seconda, cercare di avere uno stile di vita, cioè riposare in un certo modo, mangiare in un certo modo, ma mangiare non grassi, non pesanti, non zozzerie. E poi questo è il tipo di prevenzione, sport, muoversi, dinamizzare l'organismo. Poi certo, io penso che l'unica terapia preventiva che sia giusta fare, a parte quella per bocca ogni tanto, perché il fegato, lo stomaco possono, ma non è che se lo fa mettere i clisteri, sì, si possono fare ogni 2-3 mesi, ma quella che sarà la prevenzione più grande, ma io prima di fare questa sperimentazione vorrei brevettare il metro, è quello che sì. Perché si salveranno tutte le donne facendo la prevenzione sul seno, sul capezzolo, perché è da lì che entra. E allora se tu blocchi il capezzolo non ci sarà più tumore al seno. Io so come bloccarlo nella prevenzione, capito? Però non si può fare prevenzione a tutto. Come fai a fare la prevenzione sulla prostata? Come fai? La prevenzione sul polmone. Il polmone non bisogna prenderci farmaci che ti dilatano il polmone. Va bene, che dobbiamo dire? L'ultima. Nella sua esperienza l'intossicazione di metalli pesanti può influire sul fondo del cielo o non c'è? Che cos'è l'intossicazione di metalli pesanti? No, chiedo senza fare. Che problema? Io negli Stati Uniti, io quando facevo, e ci vado spesso in conferenza, amici, colleghi, dottori, la prima cosa che c'hanno le cliniche per togliere i metalli pesanti. Ah, prima cosa dico, ma quali sono i metalli pesanti? Esistono i metalli pesanti? Chiaro che uno quando comincia a dire 5, il problema è che il metallo pesante, quando lo dicono a una persona, che fanno? Perché ti tolgo il metallo pesante, la persona già pensa, oddio, ma c'è qualcosa che mi pesa, non esiste il metallo pesante. È tutta una frode, infatti io sono andato lì per esempio nel 2007, 2008, 2009, avete sempre le stesse cliniche e ho trovato sempre gli stessi imbecilli con il morbido Alzheimer. La cosa funziona, se fanno solo stefletto, puntino, pochi disgraziati. Ma quindi quelli che lavorano nelle fabbriche d'amianto, così che ci sono aumenti giganteschi di cancro, ci sarà un motivo, anche lì si può trovare una correlazione come l'aumento delle medicine, quindi l'aumento delle malattie, l'aumento della quantità di amianto e l'aumento delle morti. Allora, però ci stanno anche tumori per piccoli, le cosiddette polveri di petrolio, polveri di arrabbi, in cui certo, se lei non l'ha sentito prima, le ho parlato di cause e concause. Allora, l'asbesto è una concausa che mette polvere sui microalveoli e quelli si difendono meno perché hanno parecchia sporcizia. Perché io, scusi, perché lo mettevo questa cosa da ignorante, la medicina in collegamento con la medicina di Amero, appunto, che dice che è una reazione, ad esempio, è una reazione a quello che è alla psiche, è una cosa psicologica, alla psiche, alla mente. Però si poteva mettere anche in collegamento magari una cavolata, no, non importa. Lei che vuole che le dia una risposta? È una cosa troppo lunga. Vabbè, vuole che le dia una risposta su Amer? Sì. C'è una terapia Amer? No, concreto. Terapia psicologica. E quello dice, senti, la causa della tua malattia è Dio. Sì, ho detto. Guarda che la mente non è Dio. No, è una concausa, è una concausa. Quindi diciamo che esistono delle malattie che possono essere concausate da uno stress, da un conflitto, da una sofferenza, ma sono concause. Però è anche vero che aveva dimostrato, però è vero,
che attraverso un attacco senza liquido di contrasto al cervello si poteva individuare dove una persona aveva un tumore. Ma chi l'ha dimostrato? Amen. Lui l'ha detto, facendo ma lo sa che se lei fa la TAC oggi e una domani lei vede la differenza? È uno che ci vuole vedere che lui ha la palla di vetro, uno vede quello che gli pare, cioè bisogna anche saperle le cose. Guardi che le TAC cambiano in funzione di come lei sta da un giorno all'altro. Certo. Allora come fai a dire che l'ha cambiato? Ma dai, ma rotto. Ma che stiamo a scherzare? Uno vede la TAC come ha cambiato, ma che scherziamo? Ciao perdere. Sì. Non vi fate, voi che siete ragazzi, non vi fate ingabbiare anche da sistemi alternativi che sono falsi, usate il cervello. Non esiste niente di alternativo, sono cose serie, a me. Ho capito, ma tu non mi puoi dire vedo le tacche quando tu sai che le tacche cambiano da un momento all'altro. Poi mi fai tutta una teoria, dove stanno queste somatizzazioni, che terapia gli fai? Sono medico. Vai, con lei. Sono anche, ma anche tanti altri, e sono venuta per curiosità per sentire lei, e all'inizio mi è piaciuto tanto. Adesso mi piace. No, che blocca, anche perché credo che tutta questa platea sia venuta solo per ascoltare lei e avere la possibilità di confrontarsi con una conoscenza diversa. Ma io quello che devo dire l'ho detto. Ok, dottore, va bene. Ma non è che l'ho detto. Una domanda medica, meno della sua. Neuroblastoma, di tutto dove? Esistono vari neuroblastomi. Allora, scusate, senta l'ultima domanda, poi chiudiamo. Andiamo, sì, perché abbiamo quell'amico mio che mi deve, io devo schizzare. Allora, il neuroblastoma è una malattia del fascio, di un certo fascio nel tumore. Se il fungo si è localizzato nella guaina o nel perinetrio, può portare ad una compressione e mangiare perinere e cose, e portare una compressione che, anche se di natura, tante volte può essere anche di natura benigna, non sempre maligna, porta alla compressione, all'espansione, alla diminuzione prima della funzione, e poi in genere bisogna risolverla. Però il neuroblastoma è maligno.